Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar sulla caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità olivicola delle Marche. È un webinar che, per chi lo ha seguito, fa seguito a quello già organizzato lo scorso anno, sempre, in collaborazione tra Assam ed Edagricole, e webinar comunque anche organizzato con la collaborazione della scuola Potatura Olivo e che presenta i risultati finali del triennio di indagini previsto dal progetto su olivi secolari monumentali delle principali varietà autoctone delle Marche nell'area di origine e o maggiore diffusione. Questo progetto, oltre all'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche, Assam, appunto, ha visto il coinvolgimento anche del CNR IBBR, Istituto Biorisorse e Bioscienze di Perugia, ed è stato anche finanziato dal PSR. Come detto, il webinar poi viene organizzato anche in collaborazione con la Scuola Potatura Olivo e noi di Edagricole. È un webinar che, lo dico già intanto io, ma verrà anche ripreso questo dai relatori che seguiranno, inserito nell'ambito delle iniziative legate alla Giornata Mondiale della Biodiversità che si tiene dopodomani, 20 maggio. Da dire anche che dopo questo webinar partirà un corso di specializzazione sulla cura e manutenzione degli olivi e degli olivetti storici organizzata dall'associazione IOMA in collaborazione sempre con Assam e la scuola di potatura Olivo. L'elevato numero, diciamo, di varietà di olivo autoctone del territorio marchigiano può rappresentare un elemento distintivo del comparto olivicolo oleario marchigiano ed è proprio per questo motivo che l'Assam ha avviato appunto 3 anni fa questo progetto con l'obiettivo di conservare e valorizzare la biodiversità olivicola delle Marche. Abbiamo quindi coinvolto in questo webinar 3 relatori in particolare. Apriremo con Barbara Alfei, responsabile del settore olivicoltura di Assam, che ci introdurrà appunto al progetto, spiegandoci un po' le sue origini, il suo sviluppo e anche la sua connessione con altre iniziative di cui ho parlato prima, ma anche altre come il Campionato Nazionale di Potatura Olivo, detto Forbici d'Oro, e la Rassegna Nazionale degli Oli Monovarietali. Dopo Barbara Alfei parlerà Roberto Mariotti, ricercatore appunto del CNR IBBR che ho citato prima di Perugia, che ci porterà dentro il mondo, diciamo, delle tecniche che sono state utilizzate per identificare geneticamente le piante e stimarne l'età. E infine con Giorgio Pannelli della Scuola Potatura Olivo dovremo anche per forza di cosa parlare di come mantenere con una potatura corretta queste piante secolari che sono un vero e proprio patrimonio storico, diciamo, del nostro paese. Dopo queste 3 relazioni abbiamo poi voluto portare la testimonianza di 2 aziende olivicole marchigiane che sono state coinvolte in questo progetto per sentire appunto dalla loro viva voce cosa significa possedere e tutelare un patrimonio così prezioso. Per cui avremo il piacere di sentire la testimonianza di Giordano Giampaoli di olivicoltori di Potenza Picena in provincia di Macerata e anche Cinzia Anibaldi di San Severino Marche, sempre in provincia di Macerata. Alla fine quindi di queste presentazioni avremo la consueta sessione dedicata alle eventuali domande che potrete porre nell'apposita chat. Mi auguro che siano numerose perché stiamo parlando di un progetto molto attuale che anche altre regioni e associazioni stanno facendo perché contribuisce appunto a valorizzare il territorio olivicolo e la sua storia. Un progetto che punta anche alla scoperta dell'origine della varietà nei casi di similarità genetica, quindi come diranno anche i relatori che mi seguiranno, le piante storiche diciamo hanno valore di per sé stesse. Sono insomma tesoro di biodiversità vegetale e quindi in questo senso vanno tutelate, gestite e conservate. E questa è la finalità del progetto. Prima di dare a Barbara Alfei la parola, ricordo anche che partecipando a questo webinar sono disponibili crediti formativi professionali per gli iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati. Potete fare la richiesta
di attestato alla mail eventi.edagricole@newbusinessmedia.it. Bene, detto questo, do la parola a Barbara Alfei che ci introdurrà nel mondo, diciamo, di questo interessante progetto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Entriamo quindi nei meriti della biodiversità olivicola marchigiana e dell'importanza di conservarla e di caratterizzarla. Diciamo che questo rientra in un progetto ben più ampio che Assam insieme alla Regione Marche stanno portando avanti ormai da inizio anni 90, grazie anche al contributo di Piero Padovani, di Alfio Santinelli, con il supporto scientifico, tecnico-scientifico importantissimo di Giorgio Pannelli, che è il maestro di tutti, e di Antonio Ricci, che ci ha lasciato qualche anno fa, ma che è stato un elemento estremamente importante per avviare questo discorso legato alla valorizzazione della biodiversità olivicola, delle numerosissime varietà locali che abbiamo nelle Marche e che abbiamo in tutta Italia, che vanno conosciute e vanno valorizzate. Vogliamo chiamarle varietà autoctone, non cultivar, intese come varietà ad ampia diffusione, proprio per valorizzare quello che è il forte legame con il territorio, con l'ambiente in cui nel corso dei secoli sono state selezionate, seppur in maniera empirica, dagli olivicoltori. Che hanno scelto per ogni zona le varietà più tolleranti alle principali avversità, sia climatiche che parassitarie. Ci basiamo sul vaso policonico e di questo parlerà abbondantemente il maestro, tra virgolette, come unica forma in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze fisiologiche dell'olivo, ma anche economiche del produttore ed ecologiche dell'ambiente. Parliamo di oli monovarietali e non monocultivar per lo stesso motivo di cui sopra. Ma la qualità dalla quale non si può assolutamente prescindere, quindi gli oli che andiamo a produrre nei nostri oliveti con le nostre varietà autoctone devono rispondere senz'altro ai requisiti di extravergine, ma la qualità tutti possono farla in tutto il mondo con qualsiasi varietà a costi di produzione molto inferiori rispetto a noi, quindi vogliamo andare un passo avanti e parlare di identità, per cui ogni olio è diverso dall'altro, fino ad arrivare al concetto ben più ampio di terroir di cui parleremo. Quindi l'obiettivo è la sostenibilità dell'olivicoltura. Sia dal punto di vista economico, perché comunque l'olivo deve essere una coltura che recupera una dignità al pari della vite, al pari delle piante da frutto, quindi una coltura che, se ben gestita, può portare un reddito all'azienda, ma anche la sostenibilità ambientale, che è sempre più importante alla luce di tutti i cambiamenti che stiamo vivendo a livello climatico. E quindi la proposta è quella di un modello di olivicoltura che sia semplice, che sia efficace, che sia perseguibile da tutti in ogni ambiente, ma che sia anche collaudato, che sia duraturo, che vede da una parte il recupero di una olivicoltura esistente, quindi anche delle piante storiche, anche di oliveti impiantati senza grandi criteri, che possono essere in qualche modo recuperati alla produzione attraverso una potatura di riforma e una corretta gestione, ma anche attraverso nuovi impianti razionali fatti con criterio, utilizzando le varietà locali, utilizzando le varietà adatte all'ambiente, messe magari in filari separati per poter fare oli monovarietà. A distanza di piantagione di circa 6x6, poi ovviamente dipende dalla vigoria della pianta e dall'ambiente, e tutto questo lo stiamo facendo anche attraverso le due manifestazioni importanti di carattere nazionale, che sono il campionato di potatura Forbici d'Oro, che nel tempo ha visto una forte sinergia, oltre che con Giorgio Pannelli, con una rete di coordinamento a livello nazionale. E con Scuola Potatura Olivo e la rassegna nazionale degli oli monovarietali, proprio per valorizzare queste peculiarità. Lo studio delle varietà locali, perché prima di tutto dobbiamo conoscerle, dobbiamo sapere quali sono, è stato avviato, come dicevo tempo fa, ha portato alla pubblicazione di un catalogo varietà di olivo nelle Marche e tutte le varietà nostre sono descritte sia per quanto riguarda gli indici biometrici, quindi le caratteristiche della pianta, della foglia, del frutto, del nocciolo, dell'infiorescenza, ma anche gli aspetti vegetativi, vigoria, portamento, produttivi, produttività, alternanza di produzione, rese in olio, precocità di entrata in produzione, agronomici, quindi ci interessa capire la tolleranza alle avversità sia climatiche che parassitarie o la sensibilità ovviamente. L'evoluzione della maturazione, quindi attraverso lo studio degli indici per capire l'epoca ottimale di raccolta e comprendere quelle che sono le potenzialità qualitative degli oli, raccogliendo le varietà separatamente in epoca precoce o in epoca tardiva per capire quello che possono esprimere a livello di sentori varietali, ma anche a livello di acidi grassi, di polifenoli. E poi il tutto condito con analisi virologiche, quindi varietà virus esenti, virus controllate o
e casi anche di è stato riscontrato anche il virus della maculatura anulare latente della fragola sulla raggiola, ma anche analisi genetiche. Qui abbiamo avuto il supporto da sempre del CNR di Perugia con Luciana Baldoni per cercare di sbrogliare un po' la situazione assai complicata dei casi di sinonimia e omonimia, e ancora c'è molto da lavorare su questo fronte, per arrivare alla certificazione varietale e sanitaria del materiale vivaistico, perché è molto molto importante dare anche agli olivicoltori che adesso sono stimolati a fare nuovi impianti e utilizzare varietà locali, perché esistono anche dei contributi con il PSR, pensiamo alla misura 10.1D, per la coltivazione di varietà iscritte al repertorio della biodiversità. Quindi l'olivicoltore deve avere tutte le garanzie, non solo per l'aspetto sanitario, ma anche deve avere garanzia che la varietà che va a mettere in campo sia effettivamente quella richiesta e quella che meglio si adatta alla zona, perché comunque le varietà sono legate a dei territori circoscritti, come vediamo nella cartina delle Marche. Quindi non è che le regionali Marche sono presenti random in tutta la regione, ma alcune si adattano meglio a certe zone, altre ad altre zone. Questo è necessario che lo comprendiamo, che ci ragioniamo su. Sono 23 le varietà iscritte al repertorio regionale della biodiversità in base alla legge 12 del 2003. Alcune sono molto diffuse, pensiamo alla raggia, pensiamo al piantone di Mogliano, alla mignola, alla scolana tenera. Altre invece sono molto poco diffuse e ne abbiamo soltanto pochi esemplari, ancora non le conosciamo tanto tanto bene. L'ultima iscritta al repertorio è il mignolone, che è una varietà che abbiamo battezzato noi mignolone perché ripete alcuni caratteri della varietà mignola, ma il frutto è molto più grande e ripete anche alcuni caratteri della varietà orbetana. Ci saranno sicuramente altri genotipi nuovi ancora da studiare, speriamo di scoprire presto. Oltre alle piante è importante conoscere gli oli e tutto questo lavoro di conoscenza, di caratterizzazione degli oli monovarietali italiani, grazie alle diverse edizioni della rassegna nazionale degli oli monovarietali, siamo arrivati alla 19ª nel 2022, ha portato a questa banca dati che è gestita in collaborazione con Massimiliano Magli, che ringraziamo sempre, del CNR di Bologna, che attraverso le elaborazioni statistiche riesce a valorizzare tutto il lavoro che viene fatto dal panel regionale Assam Marche e dal centro agrochimico Assam di Jesi, che fa le analisi, che fa anche tutta la logistica relativa alla rassegna degli oli monovarietali. Al momento in banca dati abbiamo ben 3.875 oli analizzati e pensate che in banca dati arrivano soltanto gli oli che superano un certo livello qualitativo, quindi immaginatevi quanti ne abbiamo assaggiati, quanti di più. Questi oli rappresentano 191 varietà, 6 se ne sono aggiunte quest'anno da 18 regioni italiane e la banca dati è uno strumento importantissimo di conoscenza, oltre che di caratterizzazione degli oli monovarietali dalle varietà autoctone italiane. Dalle Marche abbiamo tantissime varietà rappresentate nella banca dati, alcune con una maggiore numerosità di campioni, vedi Ascolana Tenera, Piantone di Mogliano, Raggia, altre con pochissimi campioni. Mancano ancora in banca dati la Capolga, il Carbò, l'Oliva Grossa, il Mignolone, la Sarganella, speriamo di conoscerli presto. E poi dalle Marche comunque sono arrivate, sono in banca dati anche campioni di Leccino e Frantoio, che sappiamo bene non essere varietà di origine marchigiana, ma assai presenti anche nella nostra regione. Alla rassegna di quest'anno, quindi alla rassegna 2022, sono arrivati ben 70 campioni dalle Marche su 299, quindi il 23% degli oli pervenuti vengono dalla nostra regione. Più di un quinto è una cosa grande, questo vuol dire che le Marche credono fermamente nella biodiversità e nel valore degli oli monovarietali. Di solito il primato ce lo contendiamo con la Puglia, ma la Puglia è la regione più olivicola d'Italia, le Marche no, quindi vuol dire che effettivamente nelle Marche si è fatto un gran lavoro per valorizzare questa biodiversità. E il progetto si lega appunto a questa strategia, no? Di recuperare, conoscere e valorizzare queste piante che sono presenti sul territorio. Le piante storiche che rappresentano un po' l'origine della biodiversità, che sono delle vere e proprie icone della biodiversità. E questa biodiversità, oltre che conservarla nei campi di conservazione genetica, quindi c'è un campo presso l'azienda Assam di Karasai, le varietà sono coltivate anche tutte le varietà marchigiane presso la Casa dell'Olivo e dell'Olio a Maiorati Spontini. Però la cosa importante è conservare e valorizzare questo materiale genetico sul territorio di origine
origine di maggiore diffusione, perché Carassai non è il territorio di origine di maggiore diffusione, ad esempio, della raggiola o della coroncina o di altre varietà. Quindi è importante mantenere questo legame forte con il territorio. Le piante storiche, le piante monumentali rappresentano delle vere e proprie icone della biodiversità e quindi testimoniano la presenza di queste varietà autoctone da tantissimo tempo sul nostro territorio. E quindi, essendo presenti da tantissimo tempo, sono maggiormente adattabili rispetto ad altre che possono essere introdotte di provenienze le più diverse, che non garantiscono la stessa compatibilità ambientale. Le varietà autoctone, oltre che dare maggiore compatibilità ambientale, maggiori garanzie, riescono anche meglio ad adattarsi ai cambiamenti climatici rispetto ad altre varietà che vengono da altre destinazioni. E molto spesso queste piante rappresentano delle vere e proprie opere d'arte, sono delle sculture naturali che ci sono arrivate, tramandate dai secoli e contribuiscono a portare un valore enorme al prodotto finale, perché lo arricchiscono di terroir, quindi di storie, di emozioni, di tradizioni, di tutto un paesaggio. E queste piante sono fruibili per un visitatore, per un turista e hanno un valore in quanto tali, perché sono scrigno di biodiversità, sia animale che vegetale, quindi vanno tutelate, vanno gestite, vanno conservate, soprattutto acquisiscono, potrebbero acquisire maggiore valore se inserite all'interno di un progetto che esalti un po' tutte le eccellenze del territorio, non solo gli olivi, quindi anche gli itinerari della biodiversità, oppure l'oleoturismo, no? Quindi per valorizzare tutto quello che c'è dietro alla bottiglia d'olio, dalla pianta storica, al paesaggio, al territorio, allo stesso produttore che può raccontare delle storie. Questo della datazione delle piante è un lavoro comunque attuale, altre regioni, altre associazioni l'hanno fatto, lo stanno facendo, pensiamo all'Umbria, pensiamo al Lazio, e questo garantisce di valorizzare un po' l'olivicoltura dei diversi territori italiani rispetto a quelle nuove che stanno nascendo in ambito internazionale. E poi in alcuni casi, come anticipava Bartolozzi, ci può servire anche per capire chi è nato prima, visto che ci sono tanti casi di similarità genetica, di parentele, diciamo, ad esempio tra la nostra Coroncina, la Bosana della Sardegna, la Perantana della Puglia e anche la Cerasa del Montenero del Molise, o tra la Mignola e lo Jora alla Salentina, chi è nato prima, chi è che si è spostato da una zona all'altra. Questi sono degli esempi del lavoro che hanno fatto in Umbria, Pannelli anche con il CNR, quindi l'olivo di Sant'Emiliano, a Trevi, l'olivo di Raia, località Macciano, piante che raggiungono quasi 1.000 anni di età alla datazione. Queste piante sono, abbiamo detto, sono un grande tesoro, no? Sono delle sculture, delle opere d'arte, non possiamo permetterci di danneggiarle, di rovinarle. Non possiamo fare capitozzature per semplificare la raccolta, andando a non solo deturpare dal punto di vista estetico, ma compromettere la vitalità. Cioè, come ci sono arrivate da secoli e secoli, dobbiamo garantire la conservazione di queste piante per secoli e secoli. Quindi dobbiamo imparare a gestirle, a non maltrattarle, a proteggerle. E quindi è necessario comunque creare delle professionalità. Cioè, non ci si può affidare al boscaiolo o al tagliatore che va lì con la motosega, fa la capitozzatura pensando di semplificare l'operazione di raccolta e spendere poco, perché facciamo un danno che diventa assolutamente irreparabile. Per questo che ci è venuta l'idea, insieme a Giorgio Pannelli, Luciano Neri, collega dell'ASAM che segue anche lui la biodiversità, di mettere in piedi un qualcosa che porti a trovare la migliore soluzione per gestire questi monumenti che ci sono stati regalati dal passato. E grazie alla IOMA, Associazione Olivicola, che ha raccolto l'idea, quindi è stato organizzato questo corso di specializzazione in collaborazione anche con la Scuola Potatura Olivo, cura e manutenzione di olivi ed oliveti storici. È un corso di specializzazione, cioè è rivolto a chi già fa il potatore professionista. C'è un albo di operatori abilitati alla potatura dell'olivo, sezione professionisti, sia di Marche che altre regioni presso l'ASAM, e c'è l'elenco dei potatori certificati della Scuola Potatura Olivo. Quindi questo corso è rivolto proprio a loro perché possano approfondire competenze e conoscenze anche su questo argomento che è di attuale interesse. E qui rientra un po' anche la parte emozionale. Questo è l'olivastro di Tancamanna, vicino Cuglieri. È un olivastro registrato nell'elenco degli alberi monumentali
monumentali d'Italia e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. È una cosa bellissima, era, perché comunque noi ci siamo stati insieme a Leonardo, insieme a Teresa nel giugno scorso, dell'anno scorso, e siamo stati ore ad ammirarlo, abbracciarlo, accarezzarlo, venerarlo proprio in tutti i sensi, e dopo poco più di un mese c'è stato l'incendio. Incendio che lo ha completamente distrutto. Questo olivastro non c'è più e questo era un monumento vero e proprio della natura. Si sarebbe potuto fare qualcosa per proteggerlo? Questo non lo sappiamo. Fatto sta che quanto tempo ci metterà la natura per rifare un monumento vivente dello stesso tipo? E quindi ecco, il progetto vuole anche arrivare a questo, cioè a proteggerle queste piante, innanzitutto cercarle. Quindi siamo partiti da delle segnalazioni, quindi abbiamo mandato l'avviso anche attraverso i notiziari agrometeo, attraverso i CA a livello regionale, e sulla base delle segnalazioni abbiamo fatto dei sopralluoghi e quindi ci si è soffermati insieme al CNR di Perugia su alcune piante più rappresentative per ciascuna varietà per fare insomma l'identificazione genetica, quindi analisi del DNA sia della chioma che dei polloni, la datazione al radiocarbonio. L'obiettivo è, una volta completata questa parte, di arrivare a fare un catalogo vero e proprio degli olivi storici monumentali delle Marche. Sarebbe bello anche arrivare, visto che sono delle icone, no? Anche fruibili della biodiversità delle Marche e della parte olivicola, sarebbe bello arrivare ad inserirle queste piante nei percorsi turistici, negli itinerari della biodiversità, per riuscire a valorizzarle ulteriormente e a farle conoscere. Velocemente descrivo le varietà su cui abbiamo lavorato nell'ambito del triennio, ma faccio vedere le piante, diciamo, sulle quali abbiamo lavorato, poi Roberto Mariotti si soffermerà su quelle su cui abbiamo proseguito le indagini, perché era impossibile fare tante indagini a livello di DNA, di radiocarbonio, su tutte quante. Per ogni varietà metto volutamente sia la cartina delle Marche con la zona di origine, principale diffusione, la foto dei frutti e il profilo sensoriale dell'olio. Una varietà, un olio, un territorio, è un po' il motto della rassegna nazionale degli oli monovarietali, perché dobbiamo sempre ricordarci della territorialità delle varietà, quindi ognuna a casa sua. La Coroncina, il lavoro è iniziato in collaborazione con l'Associazione Olio Extravergine di Oliva Varietà Coroncina. Abbiamo visionato diverse piante nel territorio di Caldarola, con il supporto anche di Giorgio Pannelli. Alla fine è stata selezionata quella di maggiore interesse per procedere con le indagini e Roberto ci racconterà. L'orbetana è diffusa nella zona interna della provincia di Macerata, è una varietà tollerante al freddo, anche se produce poco, per questo non è così tanto presente e diffusa. E abbiamo trovato gli esemplari importanti. Questa è una grande ceppaglia dell'azienda Vissani a Pitino, e questa è una pianta sul muretto di casa di Anna Cappelli a Poggio San Vicino. E qui abbiamo la beata Francesca, di cui spero potrà raccontarci Cinzia Anibaldi, se riuscirà a collegarsi, perché dietro a questa pianta bellissima ci sono anche delle leggende, ci sono delle storie e soprattutto c'è anche un'attività per valorizzarla con degli eventi che Cinzia annualmente organizza. La mignola è una pianta importante perché è molto vigorosa, quindi ha dei tronchi notevoli, è diffusa soprattutto nella zona di Cingoli, lungo la Vallesina fino ad arrivare al Conero, e ha il frutto piccolo e nero con un olio particolare col sentore di frutti di bosco. E abbiamo trovato tante piante di mignola belle, con il tronco bello, ve le faccio scorrere velocemente, presumibilmente tutte di una età simile, e siamo andati a lavorare in particolare su degli esemplari, uno rappresentativo della zona di Cingoli, uno della zona del Conero e uno della provincia di Macerata. Qui Gianpaoli, poi lo sentiremo anche raccontare del suo oliveto e della biodiversità, e presso la sua azienda faremo anche una lezione pratica del corso di potatura degli olivi monumentali. E questa è la mignola risultata di maggiore età. Piantone di Mogliano invece è una pianta che è poco vigorosa, molto diffusa in provincia di Macerata, però è difficile trovare piante storiche di dimensioni notevoli di una varietà che comunque è poco vigorosa. Ne abbiamo viste diverse, grazie anche alla collaborazione di Paolo Trubiani, e alla fine abbiamo scelto quella più significativa. Piantone di Falerone, stessa cosa, non è una varietà molto vigorosa, la troviamo in un'area molto limitata tra i comuni
comuni di Montegiorgio, Servigliano, Falerone, e è diverso ovviamente da Piantone di Mogliano. Anche qui abbiamo visionato diversi esemplari e siamo arrivati a lavorare sulla pianta di Ruggero Rossi, Villa Clemente, Falerone, proprio il cuore del Piantone di Falerone. L'oliva grossa non è una varietà molto importante, molto diffusa, è limitata, la sua presenza è limitata nella zona di Caldarola, è una varietà che viene utilizzata per mensa, ma anche qui abbiamo trovato una pianta molto molto importante presso l'azienda Silenzi di Caldarola. Di alcune piante ci chiediamo ancora bene quale sia la vera identità, ci stiamo ancora indagando ed è interessante via via scoprire delle nuove cose e approfondire sempre. L'ultimo anno di progetto, l'anno scorso, abbiamo inoltre lavorato sull'Ascolana Tenera, che è una varietà ovviamente molto diffusa e molto conosciuta anche come oliva da mensa, anche una DOP, oliva ascolana del Piceno, e l'olio è particolare perché ha questo sentore evidentissimo di pomodoro, oltre che di erba appena tagliata. Abbiamo visionato diverse piante, dobbiamo approfondire l'ascolana semitenera presso l'azienda Palmaroli, quindi sarà dura, sarà tenera. Abbiamo visionato diverse piante di ascolana tenera in diverse aziende del territorio. La Lea diffusa sempre nell'ascolano, è una varietà utilizzata come impollinatrice, presente in maniera sporadica anche in altre zone e anche con altri nomi. Anche qui abbiamo trovato una Lea importante ad Offida. La carboncella, che è presente anche in Lazio, comunque geneticamente simile al moraiolo, è diffusa soprattutto nell'ascolano. È una varietà poco vigorosa, quindi a volte nasconde l'età, gli anni di portabene. Il sargano di Fermo è una varietà molto presente e con esemplari anche monumentali nella zona litoranea del Fermano, all'oliva molto, molto piccola, molto difficile da raccogliere, produce poco, per cui non è stata molto diffusa nel territorio, e questo è un importante che abbiamo trovato, ma visionato anche in altri esemplari in altre aziende. Rosciola Collesini, no, è diversa dalla rosciola classica del Lazio, è una varietà diffusa lungo la Vallesina e è una varietà che caratterizza comunque le Marche. Abbiamo visionato esemplari anche nella zona di Serra San Quirico, l'azienda Gambioli, dove ci sono delle belle piante in territori anche abbastanza difficili, e abbiamo lavorato alla fine a Castelbellino nell'azienda Marasca. La Raggia è diffusissima, sappiamo che è parente della varietà Frantoio, molto spesso la troviamo innestata nella provincia di Ancona sulla Mignola, per cui magari vediamo la chioma raggia, ma la base, il tronco monumentale è Mignola, quindi è importante anche verificare la corrispondenza varietale non solo della chioma, ma anche dei polloni, no, che nascono alla base. E abbiamo lavorato sull'azienda Sabatini di Senigallia, dove abbiamo trovato un esemplare che è raggia sopra, raggia sotto, e anche a cavallo tra le province di Ancona e Pesaro abbiamo lavorato su degli esemplari dell'azienda Vitali a San Costanzo, raggia barra raggiola, perché anche la raggiola è una varietà geneticamente simile al frantoio, il cuore dell'area di diffusione è cartoceto, è anche alla base della DOP cartoceto, e la forma diversa dalla raggia è legata alla presenza di questo virus della macula anulare latente della fragola, però il sentore caratteristico di mandorla verde è presente anche nella raggiola, come nella raggia, come nel frantoio, a dimostrazione del fatto che i sentori varietali sono molto legati al genotipo. Diversi esemplari di raggiola presso l'azienda Bianchini di Cartoceto, presso la quale abbiamo anche lavorato per gli approfondimenti sull'età e sul DNA, ma abbiamo visionato piante anche presso l'azienda Serafini, Lacrima Verde a Montegiove di Fano e altri esemplari sempre nel territorio della DOP Cartoceto. Ci rimane da lavorare su queste varietà. Quest'anno chiediamo, sollecitiamo gli olivicoltori che hanno piante di interesse storico-monumentale a fare la segnalazione, mandarmi una mail, possibilmente entro maggio. Quindi vogliamo indagare ancora su Ascolana Dura, Capolga, Carbò, Mignolone, Nebbia del Menocchia, Nostrale di Rigali, Sarganella, Sargano di San Benedetto, Zampello. Il progetto è abbastanza ambizioso, ma speriamo di arrivare a conoscerle tutte, proprio perché le piante monumentali sono un elemento forte, fortissimo, che ci consente di valorizzare l'olio attraverso questo concetto molto più ampio di terroir, che è un concetto sul quale abbiamo lavorato insieme a Giorgio Pannelli, al quale abbiamo dedicato un intero capitolo del volume L'olivo a vaso policonico, perché non per usare francesismi, cioè il terroir non è la banale traduzione della parola territorio,
dinosaurio, ma ci siamo resi conto che dopo tanti anni di studi, di rassegna, di elaborazione di dati, di altri progetti a livello scientifico su cui ha lavorato Giorgio, ci siamo resi conto che questo concetto può essere trasportato, diciamo, dal mondo del vino anche al mondo dell'olio, ma non l'olio in quanto olio, gli oli monovarietali, cioè dotati di una forte identità data da questo legame indissolubile tra varietà e ambiente di coltivazione. E riteniamo che il concetto di terroir possa essere utilizzato dai produttori per poter valorizzare l'olio, per poterlo vendere meglio, per farne capire le potenzialità, perché comunque dietro una bottiglia, che può costare tanto poco, c'è dietro, ci sono le piante, ci sono le ricette tipiche, c'è il paesaggio, c'è il territorio, c'è il terroir e tanta roba. Territorio, il clima rendono l'olio monovarietale unico al mondo, impossibile da riprodurre in altre zone, perché quest'olio ha un'identità che è chimica e sensoriale, che è chiara e ripetibile, con delle caratteristiche sensoriali che sono peculiari e facilmente riconoscibili non solo dagli assaggiatori che assaggiano l'olio col bicchierino blu, ma anche dal consumatore che è un attimino attento, un attimino curioso, che è più sensibile. E tutto questo è arricchito di un contesto paesaggistico, storico, culturale e soprattutto dal fattore umano, perché dietro ogni olio c'è un produttore con le sue conoscenze, con la sua professionalità, con le tradizioni e soprattutto con tanta passione, perché il produttore poi ci mette il cuore, è quello che deve arrivare al consumatore finale, sono quelle le emozioni che gli devono arrivare, perché se non c'è la parte emozionale, il consumatore non sarà mai disposto a pagare di più una bottiglia di olio, non sarà mai disposto perché non riesce a comprenderne appieno il valore per quanto si parli dell'olio, di tutti gli effetti salutistici, nutrizionali, ci sono tantissimi studi che lo dimostrano, ma perché non arriva al cuore del consumatore? Quindi le piante monumentali sono uno strumento fondamentale per arrivare alle emozioni. E quindi terroir è tutta questa roba che comprende la storia, la cultura, le tradizioni, il paesaggio, le ricette tipiche, il turismo, il produttore. Un esempio, terroir e storia, questa è la Valle dei Templi di Agrigento, bellissima foto di Giorgio Tassi e questa è un'icona, no? Importantissima. Terroir e religione, questa è la Basilica di San Francesco di Assisi, ma poi anche questo l'ho ripreso da un articolo che abbiamo fatto con Giorgio, Raffaele Sacchi, che è un grandissimo tecnico e scienziato, ma dipinge anche, e quindi questo bellissimo esempio di varietà pisciottana, quindi terroir è anche arte, è anche cultura. E chiudo con questo esempio, che è un esempio di terroir completo marchigiano, che fa riferimento ad Ascoli, quindi con la sua bellissima Piazza del Popolo, con l'Ascolana Tenera, che è la regina delle olive da Menta, quindi un'oliva che fa un olio col sentore di pomodoro, ma fa anche una DOP, come dicevo, oliva ascolana del Piceno, che prevede la preparazione delle olive verdi in salamoia, ma anche ripiene e fritte che conoscono in tutto il mondo. E quindi quest'olio profumato, erbaceo, pomodoro lo possiamo utilizzare per arricchire a crudo, ad esempio, un carpaccio di baccalà. Quindi tutto questo è il terroir e io vi chiudo, vi ringrazio per l'attenzione, incastonata in mezzo a questo tronco bellissimo della pianta sareina di Villa Massargia. Grazie Barbara, intanto insomma, congratulazioni alla Regione Marche perché non so se ci sono altri esempi, magari nella sessione domande svilupperemo anche questo, altre regioni hanno messo in piedi un progetto come questo e il fatto che ad esempio nella rassegna degli oli monovarietali il 23% dei campioni arrivano dalle Marche, insomma è significativo dell'impegno che la Regione sta mettendo, noi contribuiamo poi con il nostro catalogo degli oli monovarietali alla diffusione di questo concetto. Insomma, tu Barbara finisci sempre con il concetto di terroir, giustamente, io sono un forte sostenitore poi degli oli monovarietali, credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare, però non credo che sia un obiettivo irraggiungibile come è successo nel vino, ad esempio, quindi anche nell'olio. Si potranno ottenere risultati. L'importante è continuare a fare, brava, grazie, a fare divulgazione, a fare cultura. Giustamente hai detto anche che serve professionalità anche per gestire, qui stiamo parlando di alberi monumentali, secolari, serve professionalità. Adesso ovviamente chi è del mondo olivicolo sa certe cose, però magari nella
Nell'opinione comune non si sa neanche, magari si pensa che queste piante non producano più, invece producono e come, e quindi a maggior ragione vanno ben protette, vanno ben potate, dopo Giorgio Pannelli ci dirà come fare. Tornando quindi invece a bomba sul progetto, vediamo appunto un po' i risultati che avete ottenuto. Quindi chiedo a Roberto Mariotti del CNR IBBR di Perugia di raccontarci un po' quali sono state le tecniche che avete usato, perché qui insomma si parla sia di arrivare a dare un'identità genetica alle tante varietà di olivo che ci sono. L'olivo penso sia la specie principe per quanto riguarda il numero di varietà, di casi di omonimia, e quindi quali tecniche avete usato, anche e soprattutto, d'altra parte, molto molto interessante la datazione delle piante. Quindi cedo la parola a Roberto Mariotti per vedere un po' i risultati che sono stati ottenuti in questo triennio. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio ovviamente la Regione Marche per aver coinvolto il CNR di Bioscienze e Biorisorse di Perugia, in particolare tutto il nostro gruppo di ricerca. Ringrazio Barbara e Giorgio che sono oltre che due maestri, due grandissimi amici e ormai condividiamo veramente da tanti anni la passione e la scienza e la tecnica dell'olivicoltura. Vi chiedo se è tutto ok anche la condivisione, spero che vediate bene la presentazione. Parleremo oggi di cinque punti particolari che partono dalla georeferenziazione e si concludono poi con la datazione delle piante antiche. Andrò abbastanza veloce, poi spero ci sarà possibilità di scambiare qualche idea, qualche suggerimento anche da parte di chi ci sta ascoltando, che vedo che sono numerosissime. Ma andiamo subito a bomba. Allora, abbiamo purtroppo ho dovuto selezionare una ventina di esemplari tra i più caratteristici e antichi, basandosi sicuramente sulla dimensione della pianta monumentale che abbiamo trovato dinanzi a noi, ma anche della possibilità di prelevare il materiale poi che siamo andati ad analizzare al carbonio 14. Quindi ci sono state anche questi problemi, chiamiamoli così, tecnici, che magari non ci hanno fatto selezionare una pianta rispetto all'altra, anche se poteva essere potenzialmente più interessante. Vedete che ci ha riportato il GPS per ogni pianta selezionata ed analizzata. E perché è importante georeferenziare queste piante? Come ha introdotto Barbara, è sempre più importante creare dei percorsi turistici, si parla tantissimo ultimamente di olioturismo, all'interno della nostra bellissima nazione che è l'Italia. Noi abbiamo monumenti storici, noi abbiamo la fortuna come CNR di lavorare in tutta Italia, oltre che in tutto il mondo. E spesso ci incontriamo di fronte, ci troviamo di fronte a degli esemplari monumentali incredibili, però che purtroppo a volte non vengono per niente valorizzati, non vengono ben mantenuti e che con il passare degli anni possono anche scomparire. E questa è una cosa che non ci possiamo permettere, perché è un volano dal punto di vista turistico incredibile. Perché fidatevi che facendo una bellissima passeggiata nelle nostre splendide campagne, trovandosi di fronte a questi monumenti viventi, è una cosa indescrivibile. E secondo me non può esserci altro che divulgarlo, diffonderlo il più possibile all'esterno. Per questo la Regione Marche, la Regione Lazio, la Regione Umbria, ma un po' tutte le regioni. Forse la prima che è partita è la regione Puglia, anche grazie alla fortuna di avere migliaia e migliaia di esemplari storici. Sono già partite, ma non dimentichiamo la Sardegna, la Sicilia. Ormai ci sono esemplari plurisecolari anche al nord del Po. Quindi anche questa, la conoscenza di cosa abbiamo, di cosa non c'è o di cosa bisogna andare a scoprire passeggiando, stando all'aria aperta, è fondamentale. Inoltre aggiungo che adesso ci sono anche, per passare dal punto di vista tecnologico, delle applicazioni molto semplici che utilizziamo tutti i giorni, tipo Google Maps. Bisogna mettere questi GPS dentro My Maps e ti crei il tuo percorso. All'interno di questo percorso, addirittura la Regione Marche, ma come la Regione Umbria sta facendo, si possono inserire anche delle fotografie, le caratteristiche dell'olio monovarietale, l'analisi genetica. Quindi dare non solo il senso turistico, ah sì, l'olivo antico è bello, ma dare anche il valore scientifico. Quindi è un turismo consapevole. Questo
quello che viene nella regione Marche saprà veramente che ci sono stati dei grandi studi di tanti anni per arrivare poi a questi risultati. E questo è ancora più importante perché si può alzare il valore del prodotto in maniera esponenziale. Detto questo, invece, andiamo proprio a bomba sull'aspetto tecnico-scientifico, il campionamento per le analisi genetiche. Che cosa decidiamo di campionare noi solitamente? Sempre la chioma, ma anche il pollone, cioè quei ricacci che la pianta fa alla base del tronco. Perché questo? Perché molte piante sono innestate o su semenzali o su selvatici, e questo può rendere la vigoria della pianta in maniera diversa rispetto a che sia la base che la chioma la stessa identica pianta, quindi lo stesso genotipo. Per questo potremmo avere dei frantoi, per parlare di una delle varietà più diffuse, giganteschi, ma che in realtà hanno un'età inferiore rispetto ai frantoi più limitati, ma che il portainnesto non ha dato questa vigoria estrema alla parte apicale. Quindi noi siamo partiti immediatamente a fare analisi genetiche sia della chioma che dal pollone, e solamente di quelle piante che abbiamo individuato essere identiche, siamo passati poi alla valutazione dell'età. Avere l'identità genetica non serve solo ed esclusivamente a capire se il sopra è uguale al sotto, ovviamente, ma anche di sapere se quella è la varietà che veniva chiamata, cioè per esempio l'Ascolana tenera, è veramente Ascolana tenera questa pianta qua, oppure assomiglia morfologicamente, ma a livello genetico è un'altra cosa? Quindi ci serve per sapere un'identità certa e incontrovertibile del campione che abbiamo di fronte. Inoltre, attraverso queste indagini genetiche, noi siamo in grado anche di verificare se ci sono campioni mai esplorati, mai indagati, e quindi di avere dei monumenti storici, magari di un esemplare unico che non è stato mai studiato, e quindi iniziare di nuovo una scoperta, creare un altro olio monovarietale oppure delle olive da mensa uniche. Quindi l'analisi genetica diventa fondamentale. Inoltre, analisi genetica anche per sapere se all'interno del mio oliveto ho sempre la stessa varietà, cioè se il vivaista dalla quale mi sono approvvigionato mi ha dato effettivamente il sargano di Fermo, oppure non ovviamente volontariamente, ma solo per non conoscenza della varietà stessa, mi ha fornito delle altre cultivar. E questo quindi va in contrasto poi con il prodotto che pensavo di ottenere, oppure con l'areale dove pensavo di piantumare il mio sargano di Fermo, perché magari sto piantando tutt'altro che andrà molto peggio, o comunque in maniera diversa rispetto a quello che pensavo. Attraverso l'identità genetica si possono fare anche le similarità o le distanze fra altre varietà. Fra altre varietà di corpo, fra altre varietà all'interno della regione, per vedere la diversità olivicola regionale, ma anche poi paragonarlo a livello nazionale ed internazionale. Quindi capire effettivamente da cosa deriva la mia Ascolana tenera. Ha un'origine orientale, ha un'origine occidentale, è nata e cresciuta proprio nella mia regione. Quindi le indagini genetiche non si fermano solo ed esclusivamente a individuare se questa è la varietà giusta, ma poi ci danno tantissime altre informazioni che possono venire appunto declinate sia in testi scientifici, ma anche dal punto di vista turistico. Poi passiamo invece all'argomento della misurazione e prelievo del legno antico. Diciamo che qui è un esempio molto molto basilare delle misure che vengono prese quando si preleva un campione di legno antico, e come vedete ci sono dei vari calcoli, perché il legno dell'olivo, il tronco dell'olivo non è mai una colonna precisa, ma anzi spesso e volentieri ha diversi polloni, ha delle enormi cavità all'interno. Quindi si fanno delle verifiche per prelevare il campione più antico all'interno del tronco, e da lì prendere delle misurazioni all'esterno della chioma e fare questi calcoli per stimare l'età. Ripeto e sottolineo stimare l'età, perché difficilmente si potrà risalire all'esatta età di quella pianta, ma si può sicuramente dare un range di minimo e massimo, che poi adesso andremo a vedere. Questo legno deve essere poi trattato in una maniera apposita, perché non devono essere assolutamente inseriti olio minerali, per esempio, perché l'olio minerale ha un'età ancestrale, quindi potrebbe interferire con l'età del mio pezzetto di legno. Quindi anche qui, per preparare il campione, ci vogliono delle accortezze ben specifiche, e poi ci sono degli strumenti che
molto importanti per analizzare la quantità di radiocarbonio, di carbonio 14 all'interno del mio esemplare e quindi iniziare a capire qualcosa dell'età della mia pianta. Partiamo, e sarà veramente una scalata verso l'alto, ve lo anticipo, dalle piante appunto che abbiamo analizzato in questi anni e che abbiamo identificato e stimato l'età. Partiamo da Procaccini, che è una varietà, non voglio, ho scritto cultivar, mi scuso con Barbara, ma volevo scrivere varietà in realtà. Piantone di Mogliano, a località è Mogliano. L'età del legno è stata, quando scrivo l'età del legno è quello che lo strumento ci ha fornito. Poi l'età stimata è quello che invece abbiamo poi valutato a seconda della cavità all'interno della pianta, da dove abbiamo prelevato il legno e da vari fattori anche di crescita dell'esemplare stesso. In questo caso, come vedete, l'età del legno e l'età stimata è esattamente identica e non c'è neanche un errore, perché 0-2 anni veramente per queste tecniche l'errore non esiste. Questo che vuol dire che questa pianta ha effettivamente un secolo di età. Dice, ma il piantone di Mogliano più vecchio? Probabilmente no. E qui voglio sottolinearvi un'altra cosa. Un conto è parlare dell'età dell'esemplare che io ho di fronte, un altro conto è parlare invece dell'età del genotipo, cioè del piantone di Mogliano. Dice, ma quanto è vecchio il piantone di Mogliano? Probabilmente il piantone di Mogliano ha migliaia di anni, ma difficilmente, purtroppo, riusciremo a trovare una pianta che rappresenti proprio il primo piantone di Mogliano venuto dal seme di altri genitori e che poi è diventato e si è diffuso come piantone di Mogliano. Quindi questa differenza bisogna tenerla ben chiara. Non è che il piantone di Mogliano quindi vuol dire una cultivar giovane, no. Vuol dire che le piante presenti, causa delle gelate, causa delle condizioni, causa anche dell'accrescimento limitato della varietà stessa, ne troviamo che ha intorno a un secolo di vita. E la stessa cosa succede al suo fratello, possiamo chiamarlo così, piantone di Falerone. Anche questo qui, l'età del legno, dello strumento, ci ha dato 100 anni. Qui vedete l'errore come si è alzato, più o meno 45. E l'età stimata, attraverso i nostri calcoli, hanno leggermente aumentato quest'età, che può essere dai 100 ai 150 anni. Stessa considerazione fatta per il piantone di Mogliano, vale anche per il piantone di Falerone. Poi passiamo alla raggia. La raggia che appunto geneticamente è identica al frantoglio, però mentre il frantoglio nelle Marche è stato introdotto abbastanza recentemente, la raggia e la raggiola invece sono due piante esattamente identiche geneticamente, ripeto geneticamente, al frantoglio, ma che venivano coltivate nelle Marche secoli e secoli prima. Questa qui che abbiamo noi campionato nella località Senigallia, anche qui dà l'età del legno senza errori minimamente di un secolo e l'età stimata, avendo una cavità di qualche centimetro, è stata aumentata a 131 anni. Anche qui però quindi parliamo di fine 800, inizi del 900. Saliamo, come vi dicevo, saliamo sempre più. Andiamo alle Mignola. Mignola è veramente piena la zona dove siamo andati a campionare di Mignola e più o meno sono coeve queste piante. Queste piante appunto hanno all'incirca dai 150 ai 200 anni. Invece dal signor Marasca abbiamo analizzato una rocciola dei Colli Silvi. Questa è la località Castelbellino e qui mi soffermerò con un paio di slide. Questa è la prima, quella che è identica alle altre e l'età del legno ci dà 132 più o meno 45. L'età stimata, avendo una cavità importante, invece qui aumentiamo molto e quindi andiamo dai due secoli ai due secoli e mezzo. Però attenzione, perché ormai di piante antiche ne abbiamo viste molte, io e soprattutto il mio collega Pandolfi che mi accompagna sempre nelle missioni per prendere il legno antico delle piante, e il legno e l'esemplare ci sembrava anche più antico. Infatti andando a vedere poi in maniera dettagliata che cosa è uscito dal l'analisi del carbonio 14, abbiamo visto che la percentuale, vedete qui c'è 1670, 1780, quindi parliamo di 300 anni fa, è del 37%, invece di appunto 200-150 anni fa era del 58%. Quindi mentre la probabilità più elevata è questa qui, che abbiamo riportato, 132 anni e poi stimata a 207,
non escludiamo assolutamente di aggiungere tranquillamente 100 anni e che quindi questo esemplare possa essere rivisto come una pianta che può avere anche 3 secoli. Andiamo da Giampaoli, che poi parlerà e ci descriverà il suo bellissimo oliveto storico, perché non è solo una pianta, ci sono decine di esemplari di mignola in quell'azienda, è bellissimo veramente visitarla. E anche qui siamo sopra i 2 secoli di età. Vedete la differenza tra l'età del legno e l'età stimata? È molto bassa, e più è bassa più vuol dire che il dato è molto solido. Quindi siamo intorno ai 250 anni di vita di quell'esemplare, e immaginate ad averne decine una vicino all'altra, è uno spettacolo veramente. All'azienda Vissani a Treia, questa per quanto riguarda l'orbetana, e qui abbiamo un problema legato alla cespaglia. Il legno antico, per avere un'ottima datazione, dovrebbe provenire dal fusto e prenderlo almeno a 1 metro, a 1,30 m dal suolo, per evitare appunto l'effetto cespaglia. La cespaglia si rinnova continuamente, quindi il rischio di prendere un legno non così antico come la pianta che abbiamo di fronte è molto elevato. Anche se, alla fine, anche questo bellissimo esemplare ha sicuramente sopra 2 secoli e mezzo di vita. Ma stiamo salendo. Qui siamo alla cultivar Coroncina, da Lucaroni, in località Caldarola, e qui l'età del legno appunto arriva quasi a 200 anni, e l'età stimata supera i 250 e potrebbe raggiungere tranquillamente i 300 anni di vita. Questo qui perché c'è questa differenza tra 174 e 269? Perché, come potete vedere dalla foto, la distanza dal centro ipotetico della pianta è considerevole, quindi il legno rimasto è molto più esterno rispetto al centro, che sarebbe la parte più antica della pianta stessa. Saliamo ancora di più. Oliva grossa età stimata da 300, quindi 3 secoli a 3 secoli e 80, 3 secoli e mezzo. Anche qui è stata una sorpresa, perché la pianta è poco vigorosa quanto il piantone di Mogliano, ma il legno analizzato è veramente antichissimo. Ha un accrescimento bassissimo, poi abbiamo una slide proprio su questa storia dell'accrescimento che vi voglio sottolineare. Angelini, questa pianta, la foto non rende assolutamente merito alla pianta, che è un monumento, gigantesca veramente, un fusto bellissimo, la pianta è ben tenuta e l'azienda crede fermamente in questo esemplare e in altri esemplari che ha nei dintorni, e qui, attenzione, tocchiamo qua quasi 4 secoli di vita, quindi immaginiamo che nel 1600 questa pianta piaceva. Ma non è finita qua. Altro esemplare, quello con la foto con Barbara dentro, in questa casa è stata tolta Barbara, purtroppo da una cannina è stata sostituita, mi dispiace di questo, è una mignola, e anche qui siamo tranquillamente intorno ai 4 secoli di vita. Anibaldi con la sua bellissima storia, una circonferenza di 8,32 metri, quindi stiamo parlando veramente di un gigante. Una datazione che non rende merito probabilmente alla pianta. Perché? Perché questa pianta, come vedete dalla rappresentazione grafica, è formata probabilmente da due grandi polloni che hanno soppiantato la pianta originale. Quindi la datazione a 366, quindi a quasi 4 secoli, probabilmente deriva, è quella relativa al pollone. Quindi potrebbe benissimo essere raddoppiata, perché come vedete ce ne sono due speculari di polloni, e quindi il centro ipotetico potrebbe essere in mezzo a questi polloni, rendendo questa pianta quasi di 7-8 secoli. E non è uno scherzo, perché stiamo ancora salendo. Vediamo qui, Vitali, la raggia, appunto abbiamo parlato del frantoio, e attenzione, perché la raggia invece stava nelle Marche sicuramente almeno 3 secoli e mezzo, 4 secoli fa, e questo esemplare bellissimo a San Costanzo di Vitali ha un legno antichissimo, infatti anche la datazione ci conferma questo. Questa foto di questa pianta speriamo appunto che riesca ancora a sopravvivere, perché la sua condizione è proprio al limite, ma parliamo di una pianta di 5 secoli. Qui siamo arrivati al 1500. Al 1500 questa pianta esisteva, sicuramente il muretto non esisteva, speriamo bene che si mantenga, perché sono oltre 500 anni che questa pianta sta insieme all'uomo. Bianchini, raggiola, appunto, famosa raggiola virosata,
geneticamente uguale al frantoio, guarda, quello che è 537 anni più o meno, 5, siamo 550 anni fa. Questa pianta è lì da una vita. È stato bellissimo poterlo campionare, è stata una sorpresa enorme vedere una delle più antiche datazioni del legno dello strumento, perché qualcuno, anche colleghi, possono mettere in dubbio il 537 perché è calcolato, è stimato da un'analisi che si fa matematica, e mentre l'età del legno no, è lo strumento, si dice l'età del radiocarbonio, e quindi non si può sicuramente dire che questa pianta ha meno di 450 anni. E come legno è uno veramente dei legni più antichi mai campionati dal nostro gruppo di ricerca da quando facciamo questo lavoro. Ma ancora non siamo arrivati. Attenzione, Stracci Mauro, cultivar Lea, una delle cultivar autoctone e quasi esclusive delle Marche, che ha un legno datato al 357, quindi quasi 400 anni, ma con una cavità enorme all'interno che la fa arrivare a superare i 6 secoli. Siamo arrivati al 1400. Pensate storicamente cosa poteva succedere nel 1400? Bene, quella pianta già c'era. Attenzione, perché qui veramente tocchiamo dei livelli molto elevati e sorprendenti, vi dico, anche per noi che facciamo questo mestiere. La scolana tenera, che ho sentito anche dei colleghi che hanno detto ma sì, è una pianta che hanno introdotto sicuramente da poco, da un secolo, così bene, abbiamo trovato questa pianta di ascolana tenera sia la parte apicale che la parte del pollone, quindi non innestata, gigantesca, anche qui purtroppo la foto non rende giustizia alla pianta, guardate l'età del legno, quasi 600 anni di età del legno, potete scorgere la fessura, che non è fessura ma è abbastanza importante, all'interno di questo fusto, che fa arrivare questa pianta quasi a 900 anni di vita. Potremmo dire tranquillamente che la scolana tenera è nelle Marche almeno dal 1400, ma se ci fidiamo dei calcoli effettuati e anche della cavità che vediamo tranquillamente ad occhio nudo all'interno della pianta, questa pianta probabilmente è stata lì dal 1100-1200. E non abbiamo finito? Eccola qua. Incredibilmente questa pianta qui, vi dico personalmente, sia io che Barbara, quando abbiamo visto i dati iniziali non ci credevamo, perché la pianta è una carboncella che geneticamente è uguale al moraiolo. Chi conosce il moraiolo sa che è una pianta sempre piccola, che cresce molto poco e che subisce tantissimo le avversità biotiche come il freddo, quindi spesso la ritroviamo in polloni. Ma da quanto coltiviamo il moraiolo? Probabilmente il moraiolo, almeno al centro Italia, viene coltivato, si può dire, quasi da sempre. Bene, questo esemplare che l'età del legno ha evidenziato 539, quindi leggermente più giovane della scolana tenera precedente, praticamente è un legno completamente calvo. Se consideriamo quindi il calcolo matematico che si fa per raggiungere il centro della pianta, si raggiungono i 1386 anni. Questo però, abbiamo detto ok, questo è il dato con la stessa identica formula che utilizziamo per tutte le altre piante, quindi come il piantone ha 100 anni, questa qui ne ha 1386 e potevamo chiuderla qui. Ovviamente prima di lanciare una bomba del genere abbiamo applicato altre formule che prevedono anche l'accrescimento dei primi 100 anni e dei primi 200 anni della pianta, che sono molto più veloci, molto più rapide l'accrescimento della pianta, poi si ferma, e però si arriva, anche volendo abbassarle l'età a tutti i costi, a 1000. Questo è un oliveto incredibile perché ha diversi esemplari di carboncella, più o meno della stessa dimensione, e tantissimi esemplari di ascolana tenera, e questo ci fa capire benissimo come queste due cultivar probabilmente hanno dato origine a tantissime altre cultivar delle Marche, ma che soprattutto rappresentano i monumenti viventi dell'olivicoltura marchigiana almeno degli ultimi mille anni. Allora, torniamo un po' più tecnici.
vediamo appunto, questo qui vi ho portato, sarò rapidissimo, il tempo per allargare il raggio di un centimetro del fusto di una pianta. Vedete, c'è la varietà e l'azienda dove l'abbiamo prelevata. Che vuol dire? Vuol dire che, per esempio, per la prima, la Coroncina Lucaroni, ci vogliono 2 anni per allargare il diametro e tutto il suo fusto di 2 centimetri, oppure il raggio di 1 centimetro. Prendetela come volete. Guardate l'oliva grossa. Ce ne vogliono quasi 6 anni per allargarsi di 2 centimetri. Quindi una pianta piccolissima di oliva grossa può essere 3 volte più antica di una coroncina. È una cosa molto particolare. Questo, grazie ai calcoli che abbiamo potuto fare, abbiamo trovato anche questo. E guardate appunto la Carboncella Marini, l'ultimissima a destra, 15. 15 anni per fare 2 centimetri. Quindi l'accrescimento praticamente è zero. Quando si arriva probabilmente sopra i 500 anni di vita, nel territorio marchigiano parliamo, attenzione, perché poi cambiamo areale, cambiamo terreno di coltivazione, cambiamo ovviamente anche la piovosità, l'umidità, e le piante crescono in maniera differente. Dove vive l'oliva grossa era freddissimo e eravamo ancora a fine settembre, inizio ottobre, quindi quando siamo a Senigallia magari invece lì la pianta può crescere tutto l'anno. Però ecco, questo vi dà e dici, poi, ma io da quando sono piccolo questa pianta qui non l'ho vista praticamente mai crescere, infatti, perché ci vogliono anche in una pianta plurisecolare 8 anni per vederla allargarsi di 2 centimetri. Quindi andiamo alle conclusioni, sono stati riscontrati tantissimi esemplari plurisecolari e pochi sono stati quelli analizzati, ma comunque abbiamo il GPS di tutte le piante che ci hanno portato fortunatamente a vedere Barbara con Assam e con Giorgio. Alcune varietà, tante varietà, sono nel territorio marchigiano da prima del 1500. E appunto voglio cogliere l'occasione per ringraziare personalmente gli olivicoltori e tutti gli olivicoltori italiani, ma a livello anche internazionale, che da secoli, veramente da secoli, salvaguardano questa diversità. Se noi oggi riusciamo a dire queste cose, a fare queste analisi, e soprattutto grazie agli olivicoltori che hanno creduto in quella pianta, non ci hanno fatto il fuoco, non l'hanno venduta per farci le pentole o l'oggettistica, ma sono stati lì a curarla e a mantenerla fino ad oggi, a volte per 1000 anni. Le prospettive future, perché non finisce qui, anche se il triennio è finito, ma sicuramente ci sarà l'occasione di collaborare con i colleghi. Ci sarà appunto esplicitare questo rapporto genetico tra le varietà delle Marche, insomma capire da dove vengono queste varietà. Hanno tutte la stessa origine oppure vengono da zone diverse? Vi posso già anticipare che la risposta è vengono da zone diverse. Studiare i gruppi di compatibilità delle principali cultivar marchigiane. Il nostro gruppo di ricerca da poco ha individuato appunto che ci sono 2 gruppi di compatibilità in olivo e solamente se sono diversi questi gruppi si possono impollinare, quindi una varietà come il Leccino non può impollinare una varietà come il Moragliolo perché appartengono dallo stesso gruppo, mentre possono impollinarsi se sono del gruppo diverso. Vi do un'informazione brevemente, non posso purtroppo dilungarmi in questo, ci sarebbe ovviamente da parlare molto, ma il Moragliolo e la Scolana Tenera, che abbiamo trovato come le 2 piante storiche più antiche nelle Marche, sono dei 2 gruppi opposti. E quindi quando trovate oliveti storici di Moragliolo e di Ascolana, è probabilmente perché prima delle nostre ricerche gli olivicoltori sapevano quali erano i gruppi che erano più compatibili tra loro e quindi creavano più produzione. E ovviamente ci siamo imbattuti in varietà locali che non corrispondono a nessuna di quelle né marchigiane, ma tantomeno del nostro database che ha oltre 5.000 profili genetici da piante di olivo di tutto il mondo. Quindi, non corrispondendo, sono varietà uniche e speriamo anche quelle di indagarle in maniera più accurata. Non finisce sicuramente qua. Ringrazio nuovamente tutti. C'è sempre molto da esplorare. Spero che anche le altre regioni capiscano il valore di questo lavoro, dove è pioniere sicuramente le Marche, dove hanno fatto un ottimo lavoro anche nel Lazio, stanno facendo un ottimo lavoro nel Lazio. E mi auguro sempre di vedere un catalogo degli olivi antichi, almeno nazionale, se non mondiale, perché è veramente un peccato non valorizzare questa cosa. Vi ringrazio tanto.
Grazie a Roberto Mariotti, che ci ha fatto capire, direi, almeno a me personalmente, quanto sia affascinante questo mondo e quanto possa essere vero che queste storie possano fare da volano turistico per il nostro paese, perché veramente ci sono delle storie affascinanti da raccontare sia, diciamo, già ai conoscitori diciamo dell'olivo, ma anche appunto a chi non conosce ancora questa pianta. Veramente, insomma, ci sarebbe da stare a sentire ore questi racconti. Siamo andati da esemplari di 100 anni, siamo partiti e abbiamo superato i 1000 anni, quindi già questo dice tanto. Dopo, se non ci saranno domande particolari, insomma, cercheremo magari di avere qualche altra curiosità da Roberto con qualche domanda. Passiamo quindi alla terza relazione con Giorgio Pannelli. Mi associo anch'io sia a Barbara Alfei che a Roberto Mariotti nel chiamarlo maestro, e quindi ascoltiamo da lui come si devono conservare e mantenere, soprattutto dal punto di vista della potatura, ma non solo, queste piante. Vi invito ad ascoltarlo bene fino alla fine, perché alla fine dovrebbe esserci un messaggio forte da parte di Giorgio. A te la parola. Bene, grazie Francesco, e ringrazio anche i colleghi che mi hanno preceduto per le belle parole che hanno speso nei miei riguardi, e ringrazio anche Roberto per aver ricordato quanto lavoro abbiamo svolto insieme e che continuiamo a svolgere insieme, ma come succede nella vita, il procedere del tempo porta qualcuno a continuare il proprio lavoro e qualcun altro a diventare storico, come succede a molti pensionati che, non avendo più modo di fare la ricerca per evidenti ragioni di disponibilità di strutture, si dedica alla storia. Nel mio caso è un piacere dedicarmi alla storia, perché non è soltanto riguardarla, è anche utilizzarla, è anche illucidarla. Cioè, che vuol dire? Che lavorare sugli esemplari storici di olivo è veramente una cosa che dà una grande soddisfazione e dà anche la possibilità di incidere sul settore, dimostrando che tutto quello che è stato fatto non è tutto da buttare, ma è tutto, non è nemmeno tutto da utilizzare, è tutto da soppesare, da utilizzare per costruire un futuro che sia nell'interesse immediato, perché i nostri oliveti sono la coltura arborea più importante presente in Italia. All'interno dei nostri oliveti ci sono esemplari che, come ci ha detto prima Roberto, rappresentano veramente una storia importante del nostro paese, e come ci ha detto Barbara, rappresentano la possibilità di lanciare il nostro prodotto verso un futuro che è fatto di oli varietali. Io ho un problema qua che non riesco a vedere la mia presentazione, forse se qualcuno mi aiuta per dirmi quello che devo fare ci riesco. Prova a farla scorrere. Ma non la vedo, non so dove andarla a pescare, non vedo alcun punto in cui pescarla. Resta visione schermo. Condivisione, forse mostra schermo. Ok, mette in pausa la visione dello schermo, si blocca sull'ultimo fotogramma. Adesso provo eventualmente adesso a caricarla anch'io, a condividerla anch'io. Allora. Vediamo un po' se riesco a condividere lo schermo io. Tu vedi niente, Giorgio? Sì, ora la vedo. Ok, allora quando devo cambiare le slide, che le gestisco io da qua. Ok, perfetto. Allora andiamo avanti, perfetto. Andiamo con la prossima. Ecco, quindi mi accingo a utilizzare la nostra storia anche alla luce della novità che è la nuova PAC del 2023-2027, la quale nei 5 punti proposti ce ne sono 2 di nostro interesse, che sono l'ecoschema 3,
lo schema D in modo particolare, che è quello che presuppone la utilizzazione di buone pratiche agronomiche per aumentare il beneficio ambientale. La misura 3 prevede due obblighi e un divieto, cioè l'obbligo di adesione all'ecoschema 2, cioè l'inerbimento delle culture arboree, quindi dei nostri oliveti, obbligo di potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti e divieto di bruciare residui di potatura, quindi ricadiamo nella gestione degli oliveti. Però voglio sottolineare come l'obbligo di potatura annuale dice che bisogna podare secondo criteri stabiliti, ma non si sa quali sono i criteri stabiliti. Andiamo con la prossima, per favore. Andiamo con la prossima slide. Ancora la prossima. Francesco, sei sparito anche te. La prossima slide, per favore. Aspetta, aspetta che arrivo. Ok. Eccolo qua, ci siamo. Quindi dobbiamo precisare i criteri, quindi dobbiamo attingere a dei bandi che da quelli comunitari dovranno essere trasferiti ancora quella precedente indietro. Dovranno essere trasferiti in ambito nazionale e qui ci sono i bandi indietro, indietro, la prossima avanti, fermo qui. Fanno essere recepiti quindi a livello nazionale, un bando è già operativo e qui riprendo un commento di Francesco Eltere, che è un bravo produttore della zona dei Monti Pisani, il quale descrive l'ultimo bando che è stato pubblicato, dove si promuove l'ammodernamento degli oliveti, però si pongono dei limiti, limite di qua, andiamo a quella prima per favore, se no non riesco a vedere i punti, eccola qua. Quindi si danno le condizioni, si stabiliscono i punteggi sono tali, insomma, che sono talmente stretti che portano a delle conclusioni dove ben pochi possono avere il contributo e chiaramente non si è capito perché solo questi ben pochi e non più, forse perché i soldi sono pochi, va bene, ma allora bisognerà chiedersi qual è la priorità e la priorità io credo che sia negli argomenti di cui ci stiamo occupando. Quindi, se dobbiamo entrare nel merito, anche stabilire che cosa fare, quali criteri di potatura adottare, bisognerà innanzitutto chiedersi: ma le piante su cui voglio cominciare ad intervenire hanno un valore agronomico o ornamentale? Perché se è un valore agronomico, tutto deve essere finalizzato ad ottenere reddito, cioè aumentare il prodotto e contenere i costi. Se è il valore ornamentale, la produzione diventa la bellezza, quindi ottenere la massima espressione estetica e la messa in sicurezza dell'albero, perché dobbiamo conservarlo sano e rigoglioso il più a lungo possibile. Quindi l'olivo ornamentale va trattato con criteri diversi rispetto a quelli delle piante in produzione. Andiamo avanti, per favore. Entriamo in un ambito dove la forma e il portamento della pianta sono fondamentali perché sono strettamente legate alle funzioni fisiologiche e biologiche dell'albero, dell'olivo e anche delle varietà e la loro conservazione garantisce la sanità e la sicurezza, quindi la conservabilità di questa struttura, una struttura che in natura è soggetta a cambiamento, perché in funzione dell'età, della vigoria, dell'ambiente climatico, pedologico e agronomico, le piante cambiano forma e sono soggette prima a conquistare spazio, poi a godersi lo spazio e poi a soffrire per tutte le cose che nel tempo si accumulano sull'albero di origine naturale e anche di origine agronomica e anche di origine accidentale. Andiamo avanti. Quindi un programma di manutenzione degli alberi deve essere basato sulla base dell'esistente, il quale va analizzato per capire se un albero che può rispondere bene agli interventi che ci accingiamo a fare o un impianto, torniamo indietro per favore, oppure un albero che ha diversa possibilità, diversa capacità di risposta alla potatura. I segnali sono diversi, perché basta guardare la presenza o l'assenza di polloni nel terreno, presenza o assenza di succhioni lungo il tronco e sui grossi rami, la risposta ai danni accidentali o la risposta ai tagli praticati con la potatura, la collocazione del fogliame, l'altezza del fogliame per capire se una pianta è deperita o se una pianta è rigogliosa e quindi di conseguenza gestire diversamente le modalità di intervento. Andiamo avanti, per favore.
c'è anche un fatto sanitario, una cosa di cui non abbiamo parlato, ma che in olivo invece è molto importante, che si chiama la carie dell'olivo. Quando c'è un deperimento della pianta che si manifesta particolarmente nella zona apicale, bisogna chiedersi dov'è il problema. Spesso il problema si manifesta in alto, ma è in basso, cioè sono le difficoltà alla circolazione della linfa che incontrano i vasi aggrediti dai funghi degradatori del legno, che sono quelli della carie. Ed essendo la zona apicale la più esigente in rifornimento idrico, è quella che per prima manifesta sofferenza, una sofferenza che si accentua gradualmente, quindi la pianta perde le foglie in alto, essendo quella la zona più esigente in acqua, e di conseguenza che il problema si manifesta in alto, il problema invece risiede in basso, dove ci sono appunto. Andiamo avanti, dove ci sono le condizioni per cui c'è difficoltà alla circolazione della linfa. Vedete in successione 1, 2, 3, 4, una sezione di ramo sano con un baricentro asimmetrico, perché la crescita dei rami è asimmetrica, essendo l'olivo settoriale. I funghi della carie che penetrano attraverso ferite o anche attraverso cause naturali all'interno del legno a degradare il durame, che è la zona più vulnerabile, la pianta che costruisce barriere di compartimentazione tipiche dell'olivo, per cui tenta di bloccare l'espansione del fungo nelle zone sane finché ci riesce, perché quando non ci riesce più la zona viene degradata e la pianta è messa in grave difficoltà, perché a questo punto è aggredito dal parassita dall'esterno e dall'interno. Ecco il bisogno quindi di praticare la slupatura laddove ce n'è bisogno, che si capisce benissimo facendo la famosa percussione sul tronco, battendo un tronco. Se risuona una cavità all'interno, è evidente che bisogna aprire, così come si vede nella foto, evitando i ristagni d'acqua, perché questi sono i più pericolosi, perché favoriscono i funghi, mentre il legno secco, che non marcisce, che non ha luogo a ristagni d'acqua, invece è una zona di separazione tra ambiente esterno e legno sano che va salvaguardata. Quindi la slupatura nel caso va eseguita esclusivamente a carico del legno secco che marcisce e non del legno secco e basta. Andiamo avanti, per favore. Ancora. E è importante nelle piante di valore ornamentale conservare il rapporto tra la chioma e le radici, perché in natura esiste una crescita equilibrata che è determinata dall'attività delle foglie nella chioma e dall'attività degli apici radicali nel terreno, per cui entrambe riescono a dimensionarsi in funzione delle richieste dell'ambiente, cosa che legge la chioma con la sua sensibilità attraverso gli apici vegetativi, che si dimensiona con l'apparato radicale che legge le disponibilità naturali attraverso gli apici radicali. Questa è una novità relativa che ha portato Mancuso quando ha parlato di sensibilità o intelligenza, tra virgolette, delle piante, e i fisiologi che parlano già da tempo di scambi ormonali tra le due porzioni di pianta con cui la pianta si relaziona e stabilisce al suo interno e quantità di crescita. Andiamo avanti. E quindi questo è molto importante, perché da questa gestione del rapporto tra chioma e radici noi abbiamo la possibilità di intervenire stimolando o rallentando un po' i rapporti reciproci, quindi cercando di aggiustare la pianta intorno agli obiettivi specifici che ci siamo dati. Teniamo sempre presente che l'energia necessaria per la crescita e per il metabolismo sia della chioma, quindi, che delle radici, proviene dall'attività fotosintetica. Quindi l'attività fotosintetica è la base di tutto nella pianta, e quindi le foglie sono fondamentali. Andiamo avanti. E nella chioma, poi, nel momento in cui la chioma è stata prodotta dall'albero, riprendo una vecchia citazione di Savastano di inizio Novecento, quando disse che la chioma è semplicemente un'organizzazione di rami all'interno della quale ognuno ha i suoi diritti e i suoi doveri. Diritti e doveri che derivano dalla capacità di crescita o di produzione che è data sia dall'afflusso di linfa, di nutrienti, sia dalla velocità di circolazione di nutrienti. Quindi, senza entrare nel dettaglio, anche perché chi mi conosce attraverso i corsi di potatura sa tutte queste cose, insomma, gestendo
la vigoria dei rami, quindi gestendo il loro diametro, la loro inclinazione, riesco a organizzare la chioma nel modo più consono alle necessità che ci siamo dati, cioè quella di valore agronomico o valore ornamentale. Andiamo avanti. E da dire un'altra cosa molto importante e peculiare dell'olivo è che ci sono dei riferimenti diretti tra porzioni di chioma e porzioni di apparato radicale attraverso i settori in cui è diviso il trasporto di linfa, che è diviso in settori sia dal punto di vista ascendente che dal punto di vista discendente, e quindi di conseguenza un settore di foglie di chioma, un settore di chioma è collegato direttamente ad un settore di radice attraverso tutti gli intermediari che sono i grossi rami del tronco, per cui alla soppressione di un grosso settore di chioma corrisponde la soppressione di tutto il collegato sottostante. Quindi di questo dobbiamo essere consapevoli, perché l'olivo poi deve sopperire a tutto questo ricostruendo quello che manca, ma alle conseguenze che subentrano problemi sanitari, così come abbiamo accennato prima, perché i tessuti morti sono soggetti ad aggressione da parte dei funghi degradatori del legno, e quindi alla necessità di ricostruire quello che è stato soppresso subentra anche il bisogno della pianta di avviare un percorso di difesa che in termini energetici è molto costoso, perché anche questo parte dall'attività fotosintetica delle foglie. Andiamo avanti. E quindi tagliare un grosso ramo equivale a far morire una radice di consistenza analoga. E quindi è assolutamente dannoso privare la pianta di una grossa quantità di foglie, perché il danno non è solo lì, è in tutto il collegato sottostante. Quindi questo già ci chiude il discorso sulla capitozza dura, perché gli alberi capitozzati, così come ci ha fatto vedere Barbara prima, sono alberi che diventano potenzialmente pericolosi perché viene gravemente danneggiato l'apparato radicale e diventano ancora più soggetti di prima al decadimento, al ribaltamento, ad altri danni che possono subentrare. Qua vedete alcuni esempi di capitozzatura ampiamente praticata in piante di estremo valore monumentale, lo vedete dai tronchi, in cui vengono praticati questi tagli sconsiderati, che a volte se uno se li va a cercare, perché questi metodi di potatura sono quelli che normalmente vengono compensati con la legna prodotta. Quindi questo lo chiamo io autolesionismo, dove il proprietario delle piante si fa male da sola, perché oltre a perdere il valore agronomico perde anche il valore monumentale. E tutti quei succhioni che vedete venire fuori, non è che la pianta ha energia da spendere, sì, usa quel poco che c'è da parte per ricostruire quella chioma, quelle foglie, quella grande quantità di foglie che gli servono per mettere in atto quel disperato bisogno di energia che gli serve per curarsi le ferite. Quindi diciamo, è uno sparare sulla croce rossa, è un mettere in piedi un meccanismo per cui al peggio segue sempre qualcosa di peggio. Quindi è un innescare, un percorso da cui a volte non è facile venire fuori, come vedremo poi quando vi farò vedere delle piante che sono in condizioni ancora peggiori di quelle che avete visto adesso. Andiamo avanti. Quindi potare l'olivo è necessario, ma con la potatura non è che possiamo fare i miracoli, non è che si fanno le cure, al massimo si eliminano i difetti. Con la potatura però miglioriamo lo stato sanitario dell'albero, prevenendo altri danni meccanici alla struttura che si potrebbero compromettere ulteriormente la salute e la stabilità dell'albero. Quindi potare non vuol dire ridurre le piante alle dimensioni, alle forme che vogliamo noi, vuol dire rispettare la pianta, anche se la pianta è molto alta, che non ci si arriva, ma se l'olivo è di valore ornamentale non c'è un problema se non ci arriviamo, perché il valore è appunto il suo aspetto e non sono le sue olive. Se proprio vi interessano le olive di una pianta in cui non arrivate, mettete le reti sotto, aspettate che cadano e usatela per fare la pasta d'olive e non per fare l'olio. Però usate la bellezza dell'albero. E potate quando è necessario potare, limitando all'indispensabile l'intervento, limitando con questo la quantità di tagli, di grossi tagli che sono le sorgenti di ingresso, che sono l'ingresso della malattia, delle infezioni che prendono l'olivo. Quindi tagli di diametro superiore ai 12-13 centimetri sono quelli che la pianta riesce a curare con difficoltà, specialmente se è una pianta che è poco rispondente ad operazioni di potatura.
La potatura deve essere eseguita preferibilmente durante l'inverno, perché quello è il momento in cui la pianta ha accantonato le sostanze di riserva e possiamo operare in modo tale che poi al risveglio la pianta colloca le sostanze di riserva nelle strutture superstiti e non gliele buttiamo via prima quando facciamo interventi troppo precoci o dopo quando facciamo interventi troppo tardivi. Agli interventi troppo precoci segue anche poi il rischio di gelate, perché la pianta che intende recuperare il rapporto pioma-radici il più rapidamente possibile si espone al rischio di danni da gelo. Quindi anche qui dico chiaramente che il danno da gelo non è legato al taglio, anche se voi a volte vedete delle screpolature sul taglio, quello è stato semplicemente disidratazione dei tessuti che la pianta fa morire naturalmente. Il rischio da gelo deriva dalla risposta al taglio quando è fatto in epoca impropria, per cui la pianta richiama acqua nei tessuti e quando poi arriva il freddo, allora sì che abbiamo i danni. Andiamo avanti ancora. C'è uno schemino, eccolo qua. Purtroppo è anche rovesciato. Comunque sia, beh, qui è riepilogato. Si vede bene lo stesso. I periodi migliori per fare la potatura, quelli in verde brillante, che sono gennaio, febbraio, marzo. Si può anticipare qualcosa a novembre, dicembre se fa freddo precocemente. Non si può fare la potatura nella primavera, aprile, maggio, giugno. A settembre, ottobre, quando le piante sono in attività vegetativa e corriamo il rischio di indebolirle, di esporle all'azione dell'intemperie o all'azione anche dei parassiti. Si può fare qualcosa, si può anticipare qualcosa a luglio-agosto, ma limitatamente ai polloni e ai succhioni, laddove ce ne sia effettivamente bisogno. Andiamo avanti. Quindi nell'oliveto storico, nell'olivo storico, sono preferibili potature frequenti che limitano il ricorso ai grossi tagli e di conseguenza limitano gli stress alle piante e limitano le esposizioni della pianta all'inoculo delle malattie. I tagli devono essere eseguiti correttamente rispettando il collare, ma qui insomma trovo cose già dette, mi limito a ricordare soltanto questa necessità. Ecco, qui vi riepilogo con immagini quello che vi ho detto finora. Questo è l'olivo bello che sta dentro al parco di Villa Adriana a Tivoli, che abbiamo accudito con un'associazione olivicola del Lazio, Lago Roma, qualche anno fa, che hanno avuto un finanziamento comunitario che è nato e finito lì, ma intanto abbiamo sistemato qualche pianta nel Lazio, questa ne è una icona. Questo è un intervento progressivo dove i tagli sono stati, come ho detto prima, progressivi, limitando gli interventi grossi al minimo indispensabile, quindi ad abbassare un pochino l'altezza dell'albero, a cercare di riequilibrare una parte, la parte destra che sulla fotografia di centro si intravede era rimasta squilibrata. Abbiamo cercato di riequilibrare l'albero, abbiamo cercato di rendere visibile la struttura della pianta, godibile, ok, mantenendo la pianta più o meno all'altezza che aveva prima, ma a questo punto una pianta rinvigorita dal fatto che abbiamo tolto la parte esterna, che è quella in cui la pianta disperdeva risorse per fare i frutti che qui ci interessano fino a un certo punto. Abbiamo concentrato la vegetazione dell'albero intorno al baricentro, abbiamo fatto penetrare la luce però all'interno dell'albero, perché la luce e il calore sono degli attivatori di tutti i meccanismi biologici e fisiologici che sono nella pianta, che a questo punto devono avvenire dovunque. Questo è un riattivare la pianta dovunque e comunque nella maniera più equilibrata possibile. E questo è quello che è stato ottenuto nell'arco dei due interventi. Questo è un altro esempio che mi piace portare, perché qui abbiamo a che fare, io credo, Roberto, chiedo il tuo aiuto, poi eventualmente, credo che sia l'olivo datato più vecchio d'Europa, più vecchio d'Italia, no, d'Europa no, perché c'è la Grecia che hanno fatto qualcosa del genere, ma questo è l'olivo datato più vecchio d'Italia e oltretutto abbiamo anche la storia che in parte ci aiuta, perché questo è l'olivo di Sant'Emiliano che sta a Bovara, a Trevi, e che la leggenda dice ci fu martirizzato Sant'Emiliano dopo l'editto di Diocleziano datato 303 d.C. Ebbene, qui dalla datazione del legno, dalle misurazioni delle distanze tra l'ipotetico baricentro della pianta e il punto di prelievo, ragionamenti che ha fatto Roberto prima di me, ebbene, venuta fuori che questa pianta, la monocaule, cioè il tronco più grande, è stato datato a 987 anni, più o meno 150. L'intera pianta, cioè comprendendo anche quella che non c'è più all'interno di questi due polloni che si sono separati nei secoli, ebbene l'intera pianta ha un'età
calcolata di 1600 anni più o meno 250, e guarda caso ricadiamo proprio all'epoca dell'editto di Diocleziano, il 303 d.C. Quindi questa probabilmente è la pianta dell'epoca del martirio di Sant'Emiliano, e d'altra parte non trovo altra spiegazione per giustificare come questa pianta abbia potuto superare tutte le guerre, le carestie, gli incendi, le battaglie che ci sono state tra Spoleto e Trevi, lì nel circondario. Qualcuno l'avrà anche protetta questa pianta, perché aveva una reputazione da conservare. Vi faccio vedere come ho potuto con molto piacere operare su questa pianta. Il primo e dopo, da triangolazioni diverse. Andiamo avanti, per favore. Sempre il solito problema. Va bene, vedete, comunque sì, si vede il prima e il dopo. Comunque andiamo alla prossima, che è verticale e si vede meglio. Eccola qua. La prossima verticale si vede meglio, purtroppo si perde l'imponenza dell'albero perché si vede meglio dagli altri due lati. Comunque non ha importanza, l'importante è che voglio mettervi in evidenza come la pianta è stata ridotta nel suo sviluppo laterale, è stata aperta al centro, ma non è stata limitata nel suo sviluppo verticale, perché non ne aveva bisogno, perché la pianta sta bene come sta, aveva solo bisogno di essere resa visibile, di essere resa efficiente, di essere resa sicura, concentrando intorno al baricentro la sua attività e limitando quella della periferia. Questo mi consente di recuperare vitalità, di metterla in sicurezza e di renderla godibile. Questo è un esempio di cui ho immediata disponibilità. Andiamo avanti, per favore. E questo è qualche cosa che vi propongo in altri ambienti, dove Barbara ha già avuto modo di parlarne. Questo è il parco di Villa Massaccia in Sardegna, dove i monumenti non mancano. Quello di sinistra, quello con le due frecce rosse, è un esemplare di simile a quello più grande, che si chiama Saraina, che sta a destra. Ebbene, quei due grossi polloni alla base di quell'olivo monumentale che sta accendendo, ma che ci fanno? E bisognerà che qualcuno si chieda se vuole raccogliere le olive da quella pianta, se vuole raccogliere la bellezza di quella pianta, perché se vuole raccogliere oliva va bene come sta, ma quello che sta accendendo soccombe. Se vuole raccogliere bellezza, bisogna che leviamo quei due laterali, e quello a centro emerge con tutta la sua imponenza, che è simile a quella dell'esemplare Saraina che vedete fotografato lì a fianco. Andiamo alla prossima, per favore, dove suggerisco degli interventi che sono finalizzati a rendere visibile tutta quella roba che sta lì sotto e che si vede soltanto se ci si avvicina, e non ci si può nemmeno avvicinare, giustamente, perché c'è un recinto intorno, perché altrimenti lì sotto ci farebbero i bivacchi. Però bisognerà che qualcuno decida e che qualcuno faccia, altrimenti le cose ci pensa madre natura a farle, e le cose che ci pensa madre natura a farle sono quelle, non so se ce l'ho adesso perché l'ho aggiunta all'ultimo momento, credo, vediamo, andiamo alla prossima. No, no, non ce l'ho. E però mi piace ricordarvi quello che concluse i nostri precedenti lavori sulla manutenzione degli olivi storici, quando andammo insieme al collega Bongi a guardare quello che facevano i colleghi greci. Beh, vedemmo che avevano preso spunto dalla natura, dove nell'isola di Egina c'è questa pianta che loro prendono come esempio. La società ellenica di giardinaggio, con gli autori che vedete indicati lì sotto, da cui loro prendono esempio per stabilire quali dovrebbero essere le regole per mantenere gli olivi. Qui ci ha pensato madre natura da sola, che a volte, se uno si fermasse a guardare, sarebbe degli insegnamenti molto utili. Eccola qua, concentrata intorno al baricentro. Basterebbe qui soltanto lavorare un po' sulla destra per togliere l'unico ramo sporgente, aprire un po' al baricentro per far entrare luce all'interno dell'albero, valorizzare con la luce l'estetica della pianta e valorizzare anche la morfologia, la biologia e la fisiologia della pianta, dove la luce fa i suoi effetti. Andiamo alla prossima. Ecco, quello che non va è quello che vedete qua. Questa è la fine che fanno le piante monumentali, maltrattate progressivamente, senza sapere quello che si vuole, senza nemmeno chiedere quello che si vuole, perché ci sono potrebbero rispondere se qualcuno chiedesse. La presunzione è che si sa, ma allora io mi ricordo quando Aristotele, qui ho dimenticato di citarla, nella Costituzione ateniese, citò l'articolo
e se qualcuno avrà abbattuto o sradicato un olivo, sia di proprietà dello Stato, sia che sia di proprietà privata, sarà giudicato dal tribunale e se riconosciuto colpevole verrà punito con la pena di morte. Io non pretendo tanto, ma quattro frustate a chi maneggia le piante in questa maniera gliele darei molto, ma molto volentieri. Andiamo con la prossima, non so se ce n'è una prossima. Sì, la prossima è che ricordo che tutti gli argomenti intorno a queste cose che mi appassionano enormemente e vi garantiscono che della redazione di Barbara, oltre ad aver colto la competenza e la passione, ho colto anche l'emozione quando ha parlato dell'olivo olivastro di Cuglieri che nell'arco di poche ore è sparito da questo mondo dopo esserci stato presente per qualche migliaio di anni. Ecco, qui ci sono tutte le notizie tecniche che insieme a Barbara abbiamo elaborato e vi ringrazio tutti quanti per avermi ascoltato e cose che spero che a questo punto approfondiscano un po' il desiderio che vi facciano ammalare di olivite. L'olivite non è una malattia, tengo a precisare, è uno stato di benessere che deriva dalla passione innata, ma che deriva anche un'acquisita competenza. La passione forse ce l'avete e non vi siete resi conto. La competenza si può acquisire, basta fermarsi, ascoltare, studiare, confrontarsi. Si può fare l'uno e l'altro. La scuola è aperta a questo. La scuola non è altro che un'aggregazione di malati di olivite che non ha sede fisica, non ha sede giuridica, ha soltanto una sede è su una nuvola, insomma, è sul sito scuolapotaturolivo.it. Grazie per aver avuto la pazienza. Grazie Giorgio, grazie. Ci scusiamo un po' per qualche inconveniente tecnico nella presentazione di Giorgio Pannelli. Il finale a cui mi riferivo era poi una citazione di Aristotele, ma senza bisogno di rievocare la pena di morte, però credo che il messaggio sia chiaro, cioè, voglio dire, poi non ci vuole molto. Avete un bene del genere, che sia pubblico appunto, che sia privato. Affidatevi a dei professionisti, insomma, chi il lavoro sa fare per non rischiare veramente di compromettere la vita di questi esemplari. Giustamente, insomma, sono stati citati diversi esempi, sono stati ringraziati in particolare gli olivicoltori che hanno consentito di arrivare a mantenere in vita per così tanti anni certe piante ed è per questo che abbiamo voluto così sentire la testimonianza in diretta di due olivicoltori. Proviamo a collegarci con Giordano Giampaoli di Potenza Picena. Sì, sono in ascolto e anche, beh, spero ormai. Vediamo se si riesce a vedere, ma direi di sì. Allora, Giordano, abbiamo parlato, siamo a Potenza Picena, è già stato citato per il suo oliveto di, diciamo, 300-400 anni, poi adesso ci dirà più precisamente lei, soprattutto con piante secolari di Mignola, ma non solo, giusto? Sì, giusto. Ecco, come si è ritrovato intanto questo patrimonio tra le mani? Non so se ce lo può raccontare brevemente. Sì, questo patrimonio è arrivato attraverso l'acquisto di un piccolo fondo, 4 ettari, dove queste piante erano presenti. E in sostanza mio padre, che ora non c'è più, era un appassionato di queste piante, passione che poi ovviamente ha trasmesso a tutta la famiglia. E quindi una volta che abbiamo preso consapevolezza di questo patrimonio, abbiamo cercato di coltivarlo entro i limiti del possibile, nel modo migliore possibile. Certo, non conosciamo la tecnica della potatura del dottor Pannelli o altre tecniche, quindi abbiamo cercato di curare il patrimonio olivicolo, così come ci è stato insegnato dalla tradizione locale. Ok, come ci si sente diciamo, a essere proprietari insomma, di un patrimonio così importante? Insomma, come ci si organizza anche per far sì che venga poi ulteriormente mantenuto nel tempo?
Beh, questo fatto ci ha sorpresi. Siamo arrivati a conoscere esattamente il valore attraverso la Barbara Alfei, che nel corso delle sue attività di indagine nel settore, un giorno mi ha detto: "Guarda che vorrei vedere un attimo, se sei d'accordo, i tuoi ulivi, soprattutto la mignola, per vedere se hanno un valore storico monumentale, eccetera, eccetera." Ecco, da lì siamo partiti, poi sempre la dottoressa Alfei ha interessato il CNR, insomma, hanno fatto un sopralluogo, il dottor Mariotti con un collega, eccetera, e abbiamo preso piano piano coscienza di questa realtà. Come ci si sente? Certo, si sente un po' la... Ho senti sentivo e sento la responsabilità di dover accudire oltre 100 piante secolari in un posto, in un luogo molto bello e molto così segnato dalla storia, perché questi ulivi sono stati messi a dimora illo tempore da una famiglia gentilizia, i cosiddetti Buonaccorsi. Oggi siamo Quindi orgogliosi, ovviamente, perché la passione ci ha dato questi risultati e vorremmo, se possibile, attraverso questi interventi preannunciati, come diceva la Barbara e come ha detto anche e raccomandato il dottor Pannelli, di trovare un modo per poter valorizzare questi ulivi. Se ho ben capito, tralasciando un po' l'aspetto reddituale, ma puntando più sull'aspetto monumentale, perché è certamente un grande, grandissimo patrimonio che vorremmo trasmettere a chi ci succede. Ecco, più che questo io non posso dire, mi sento come primo, ovviamente. Però, ecco, adesso sono cosciente e consapevole che occorre buttarci l'occhio, la sensibilità del valore dell'impianto, poi magari ci sarà occasione di parlarne, perché questo lo chiamo impianto io, perché tante piante così messe giù, ovviamente con i limiti dell'epoca, ma in maniera comunque corretta, a filari, eccetera, eccetera, mettendo anche poi non solo la mignola, ma altre varietà, certo che insomma ci inorgoglisce. molto bene, intanto grazie della sua disponibilità a testimoniare. Facciamo il tentativo di collegarci con un secondo olivicoltore che è Cinzia Anibaldi, vediamo, facciamo la prova col telefono perché non riusciamo a fare collegamento video. Ma se Cinzia ci risponde. Pronto? Ecco, Cinzia, mi sente? Sono Francesco Bartolozzi, siamo in collegamento diretto con il webinar. Sulla caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità olivicola delle Marche. Grazie intanto della sua disponibilità. Chiediamo, io spero che la sentano anche tutti quelli che sono collegati. Speriamo, dai, parla un pochino più forte magari. Mi sente Ok, così? io la sento bene, spero appunto che sentano anche tramite il mio microfono gli ascoltatori. Benissimo. Il caso suo ha una particolarità. Che intanto le chiediamo di raccontare, ovvero questa pianta di orbetana che ha una storia particolare alle spalle, giusto? Allora, noi abbiamo questa pianta sul colle, siamo circa 400 metri di altezza e abbiamo questa pianta circondata da un muro esterno a secco proprio sopra questo colle, ed è un'orbetana che si chiama la pianta della Beata Francesca, proprio perché su questa pianta questa ragazzina del 1500, i primi del 1500, andava a pregare all'interno, e dico all'interno, di questa pianta. Quindi ecco perché si deduce che questa pianta già all'epoca fosse già adulta. Sì. E quindi sì, questa ragazzina molto devota si rifugiava all'interno di questa pianta perché veniva maltrattata proprio dalla famiglia, perché già loro poveri, molto poveri,
lei aiutava i bambini ancora più poveri, gli orfani, e quindi era come per lei era un rifugio questa pianta, dove pregava e si nascondeva da, diciamo, dalla famiglia, ecco. Quindi c'è, quindi questa pianta, ecco, appunto viene chiamata la pianta della Beata Francesca dal Serrone, che è un paesino poco più su di quel colle, dove lì c'è anche, poi adesso sono ruderi, però comunque c'è la casa dove lei è nata. Ok. E quindi oltre a questo, diciamo, esemplare particolare, quali altre piante secolari possiedono? Allora, all'interno, sotto questo, diciamo, sui pendii, questo colle dove c'è questa famosa pianta, ci sono 843 ulivi e secolari, perché praticamente sono compagni di questa pianta. E qui abbiamo diverse varietà, tra l'orbetana, che è, diciamo, il maggior numero, circa 600 piante. E poi abbiamo la carboncella, abbiamo il piantone di Mogliano, abbiamo qualche pianta di rocciola, la famosa la varietà di cingoli, la vignola, pochissimi esemplari, però sono tutte piante che hanno fusti antichi, vecchi, diciamo che tante piante sono con il fusto di orbetana, poi c'hanno gli innesti con il piantone di Mogliano, proprio perché l'orbetana comunque resiste al freddo, e quindi magari è stato fatto questo. Sono stati fatti questi innesti proprio fatti apposta per resistere, ecco, appunto al freddo, perché comunque adesso magari no, però io mi ricordo quando eravamo piccoli che comunque si raccoglieva l'oliva d'inverno a dicembre, si batteva veramente i denti, a differenza di adesso. E quindi però queste piante hanno veramente resistito. E ecco, qui c'è una vera biodiversità su questo uliveto. Abbiamo tantissime, ecco, diverse varietà antiche che comunque noi custodiamo gelosamente, ce lo devo dire, perché queste piante sono bellissime. Ma lei fa, mi è sembrato di capire, fa delle iniziative, insomma, a riguardo di questo suo patrimonio. Questo uliveto è tutto reticolato, e quindi si presenta bene per fare degli eventi. Facciamo delle gustazioni all'interno di questo uliveto, perché comunque è tutto erbato e lo teniamo pulito, veramente pulito, e quindi ci possiamo fare delle passeggiate spiegando ai turisti, alle persone del luogo, quelli che comunque hanno curiosità a conoscere questo uliveto, e facciamo degustazioni. Poi il 10 di agosto invece c'è la notte di San Lorenzo, in cui sul colle dove c'è questa famosa pianta della Beata Francesca facciamo un evento musicale con tutti distesi per terra, con questa pianta ben illuminata, e tutti distesi per terra ascoltiamo la musica e guardiamo le stelle cadenti e esprimiamo un desiderio. Beh, insomma, questa è una gliel'ho chiesto apposta perché, insomma, mi sembra una testimonianza concreta di quello che dicevamo un po' all'inizio. Lei probabilmente non è riuscita a seguirci, ma no, di questo forte, diciamo, volano turistico che può rappresentare un patrimonio come appunto un oliveto secolare, quindi ha un fascino tutto suo, illuminato di notte con qualche fascio di luce su queste piante tutte scavate, perché poi queste piante ovviamente avendo questi tronchi grandi, poi con la famosa gelata del 56 mi sembra, sono state in parte recise, poi la parte che comunque si pensava che riuscisse a resistere ha fatto dei bei getti, e quindi sono delle piante molto belle, i mandi dei fasci di luce di notte sono molto belle, suggestive, quindi è bello fare degli eventi su questi uliveti, proprio perché comunque attrae persone, gli dai un fascino giusto, e comunque serve nel tempo far rivivere un po' di atmosfera
all'interno, ecco, di questi uliveti comunque si ricordano i clienti nel tempo. Non c'è dubbio. È un bel biglietto da visita, questo glielo dico io. Perfetto, quindi c'è anche l'aspetto commerciale non va trascurato. Bene. No, perché comunque gestire questi uliveti non è facile, come gestire un uliveto diciamo di 10-15 anni, per carità, tutto rispetto, abbiamo anche quello, però gestire un uliveto antico ci sono dei costi. Assolutamente, inutile. Assolutamente. Bene, io... Sono orgogliosa. Va bene, io la ringrazio molto di essersi messa a disposizione, anche se solo via audio e non video. Non è un problema. Comunque si è sentito bene, quindi niente, grazie ancora, in bocca al lupo e continui con questa voglia, con questa grinta. Grazie ancora. Grazie. A presto, arrivederci. Un abbraccio a tutti. Grazie. Ok, siamo riusciti a fare anche questo collegamento. Allora, veniamo rapidamente alle domande. In realtà sono arrivati molti complimenti ai relatori, quindi ve li giro, non so se adesso riusciamo a vedere inquadrati anche tutti e tre i relatori e anche il signor Giampaoli, perché io vedo solo me stesso, quindi non so se gli altri sono... Ecco, adesso ricomincio a vedere. Dunque, c'è una domanda, due domande per il dottor Mariotti. La prima chiede, forse non ha capito bene, come si arriva all'età stimata, quindi insomma riprendere un attimino la descrizione della tecnologia usata. E sempre per il dottor Mariotti, se esiste una relazione tra la datazione delle piante monumentali e la rotazione del tronco nel nostro emisfero. Partiamo dalla seconda, non ho la più pallida idea. Io vivo di genetica, di biologia molecolare, chiedetemi da qualunque, ma di rotazione terrestre anche no. Mi dispiace con chi ha fatto la domanda, a parte gli scherzi ovviamente, che ringrazio, però anche le nostre conoscenze hanno un limite, fortunatamente. E no, ovviamente non saprei. Mentre invece allora un po' di nuovo qualche dettaglio sulla tecnica usata per arrivare alla datazione delle piante. Ok, bisogna stare molto molto attenti, perché probabilmente si riesce a prendere un legno che è distante determinati centimetri dall'esterno, e quindi la corteccia rimanente ha una determinata dimensione, che non è la stessa per tutta la circonferenza, se vogliamo chiamarla così, che a volte non è neanche più circonferenza, della pianta. Inoltre questo punto che noi preleviamo ha anche una distanza dal centro. Il centro è sempre ipotetico. Veniamo anche alla seconda domanda, no? L'ipotesi è anche la rotazione, in questo caso non terrestre, ma del fusto della pianta, che può aver variato questo centro ipotetico. Per questo noi parliamo di stima. Perché poi noi che abbiamo? Abbiamo un dato, che è quello del legno. Il legno ha 100 anni. È distante 100 centimetri dall'esterno, quindi vuol dire che gli ultimi anni lui ogni anno faceva un centimetro. Quanto è, vi sto semplificando al massimo, la distanza dal centro ipotetico? Altri 100. Ok, se ce ne ha messi 100 gli ultimi 100 anni, quanto ce ne avrà messo a farne altri 100? La risposta ovviamente non è 100, perché i primi anni è molto più rapida, quindi questa curva viene normalizzata a seconda dell'accrescimento medio delle piante in quell'areale specifico. Magari è questo da sottolineare. Noi vediamo veramente dei giganti in Calabria, in Sardegna, in Puglia, dove le condizioni pedoclimatiche sono completamente diverse. Ancora più in Grecia, in Libano, mi potrei allargare ancora più verso l'Oriente. E quindi a quelle dimensioni gigantesche spesso al carbonio 14, quindi attraverso un'analisi scientifica certa, non corrisponde l'età che uno prevede. Quindi vedi una pianta di mignola di un metro, che non corrisponde, l'età corrisponde esattamente a una pianta di coronechi di 3 metri, piantata magari a Creta. Quindi bisogna fare anche delle altre considerazioni. Tutte queste considerazioni vengono riassunte in una formula algebrica,
che viene applicata a questo dato iniziale in più a tutte le mensurazioni e viene data questa stima. Ok, grazie, spero che questa volta sia stato più chiaro, perlomeno per la persona che ci ha fatto la domanda. Ce n'è un'altra per il dottor Mariotti, che lo tengo un attimino in stand-by. Ne faccio una io a Giorgio Pannelli, ma una domanda molto semplice. C'è un approccio diverso tra il potare un olivo, diciamo, di 10-15 anni rispetto a un olivo invece secolare? L'approccio, cioè, è lo stesso, i criteri bene o male sono gli stessi, o c'è un'attenzione particolare che bisogna prestare all'olivo secolare? Diciamo, la differenza di fondo è che l'olivo giovane ha spazio da conquistare e dobbiamo consentirglielo il più lentamente possibile, e mentre cresce lentamente deve produrre molto. La pianta secolare lo spazio l'ha già conquistato, lo deve soltanto godere nel modo migliore possibile per conservare la sanità e la vigoria. Quindi diciamo, gli approcci sono diversi, ma il motivo di fondo è il rispetto per l'albero, perché presuppone di fondo la conoscenza dell'albero. E teniamo presente, come disse Jacoboni, una cosa che io cito sempre ai miei corsi, nel 62, negli atti del convegno di Spoleto, Jacoboni scrisse una cosa che poi probabilmente ha dimenticato, è che l'olivo è una specie unica e che va rispettata perché le sue risposte le dà dopo lustri, decenni. Cioè bisogna confrontarsi con un soggetto attivo, ed un'attività che è molto intensa laddove si sta alla fase iniziale della vita ed è molto rallentata laddove nella fase centrale o forse anche discendente della parabola della vita delle piante. Quindi i concetti cambiano leggermente, ma di fondo c'è che la pianta la dobbiamo conoscere per poterla rispettare, e dobbiamo conoscere anche quello che vogliamo noi stessi, perché prima di fondo è che non sappiamo nemmeno noi quello che vogliamo. Questo è il punto, perché una volta che lo sappiamo noi, forse confrontandosi con l'altro soggetto riusciamo a metterci d'accordo, ma se non sappiamo nemmeno quello che vogliamo noi, la cosa è ardua, Francesco, veramente ardua. Ma infatti qui volevo farti un'altra domanda, ma ne sono arrivate nel frattempo due di nuovo per te, e quindi approfitto, poi dopo ne faccio una a Barbara. Allora, la prima domanda ne faccio tutte e due insieme. Se su piante monumentali in buona salute è sempre consigliato l'asportazione di polloni anche di importanti dimensioni, e poi se rispieghi un attimo il discorso della potatura invernale, perché una persona scrive e dice: mi è sempre stato detto di effettuare la potatura in primavera. Sì, vorrei sapere chi gliel'ha detta queste cose, perché così almeno chi lo conosce lo evita. Vabbè, battute a parte, intanto il discorso dei polloni e il discorso della potatura invernale. Il discorso dei polloni è molto semplice: l'olivo è basitono, i suoi preferiti sono i rami più bassi. Se noi ci piace una pianta in alto e gli lasciamo delle piante in basso, chiaramente l'olivo, essendo basitono, preferisce le piante. Quando dico piante intendo porzioni della stessa pianta, chiaramente, non altra pianta. L'olivo è settoriale, e quindi chiaramente se c'è un settore in cui c'è un pollone e tutto il rifornimento di linfa che segue quel settore, chiaramente viene compromesso dal fatto che il pollone attira molto di più rispetto al settore di pianta che invece soccombe. Quindi sempre, se vi piace mantenere la pianta originaria, il pollone va eliminato, altrimenti soccombe la pianta, soccombe. I tempi dell'olivo sono quelli che dicevo prima, lustri, decenni, forse anche secoli, non è che lo vediamo da un giorno all'altro. E poi l'altra domanda, ma assolutamente va d'inverno, ho dato d'inverno perché d'inverno la pianta ha accantonato le sostanze di riserva, non può dare prima, altrimenti gliele disperdiamo in rami tagliati troppo presto, non può dare dopo, altrimenti gliele disperdiamo in rami
che tagliamo, con cui buttiamo via sostanze di riserva. Se devo recuperare vigore, bisogna che le sostanze di riserva le concentro negli organi di bersaglio, che sono i rami che restano dopo la potatura. E quindi questo presuppone che la potatura va fatta in pieno inverno. Il pieno inverno è da gennaio a marzo, dopodiché se farlo a gennaio o farlo a marzo, quelle sono scelte personali legate anche ai cambiamenti climatici. Io qua non mi assumo responsabilità, perché in epoca dei cambiamenti climatici abbiamo avuto il gennaio 2018 più caldo della storia, cui è seguita la gelata 27 e 28 febbraio più tardiva della storia. Questi sono eventi straordinari che come tali vanno letti nel momento in cui uno si accinge a intervenire sulle piante. Quindi guardare la pianta, ma guardare anche la capannina meteo, forse non sarebbe male, Giusto, eh? E decidere di conseguenza. Barbara, ti lascio invece alla fine per le conclusioni. Ne faccio altre due a Roberto Mariotti, perché chiaramente, insomma, la gente è interessata a qualche informazione anche personale, nel senso, nel mio Oliveto in Umbria ho diverse piante secolari, prevalentemente frantoio, qualche dolce a goggia, altre non riesco ad interpretare la varietà. Per avere informazioni o addirittura farle visionare, mi dovrei rivolgere al CNR locale. Ecco, questa però è una domanda, tra virgolette, interessante, nel senso uno che praticamente vorrebbe avere l'identità genetica delle sue piante, come si deve muovere? Lui dice, potrei mandare qualche foto per email, chiaramente non è sufficiente, insomma, il riconoscimento da una foto. Ok, noi appunto perché fortunatamente a livello internazionale l'interesse è aumentato molto. Cioè, persone che coltivano varietà anche magari secolari vogliono sapere quali sono e cosa sono e che olio possono anche produrci o che olive. Abbiamo anche attivato un servizio come CNR proprio e che si può richiedere quindi l'analisi genetica da poche foglie. Ce ne bastano tre in realtà, ne chiediamo un rametto con almeno 10, facciamo un'analisi del DNA e poi viene rilasciata una relazione sui risultati di questa analisi. Ovviamente ci è capitato anche di visionare uliveti. In questo caso uno non può mandare ovviamente 1000 campioni perché comunque l'analisi genetica ha un costo, non eccessivo, ma ha un costo. E quindi si può fare un sopralluogo e durante questo sopralluogo si dice: ok, fermo, tu hai solo frantoio e dolce a goggia, o magari qualche leccino, quindi te lo diciamo a voce. In quel caso, chi ci chiama paga solo la missione, che è appunto giusto un rimborso benzina, chiamiamolo così. Altrimenti, se troviamo qualcosa di interessante, dice, abbiamo trovato 20 esemplari, se vuoi li campioniamo oggi, e questa è la cifra. E poi si decide ovviamente se andare avanti oppure no, con qualche. La stessa cosa è l'approccio con Assam, noi facciamo le cose cristalline, tutti sanno il prezzo è sempre quello e dal piccolo privato all'azienda gigantesca ci comportiamo sempre allo stesso modo. Quindi, ponti Ok, aperti. molto bene. Un'altra veloce, un chiarimento sull'affermazione secondo la quale due varietà distinte, mi sembra che l'esempio fosse Frantoio e Rosciola, siano allo stesso tempo geneticamente identiche. Allora, le varietà penso Raggia e Frantoglio, o anche Raggio. Raggiola e Frantoglio. Sì, qui ha scritto Rosciola, ma probabilmente era Raggia o Raggiola. Ci sono le sinonimie. Sotto il genotipo, quindi il profilo genetico di Frantoglio, rientrano almeno 40 sinonimi in tutta Italia. E dirò di più, ne abbiamo trovato uno in Iran occidentale sotto il nome di Parque Salpol 7. Ecco, era un frantoio, per dire quanti sinonimi esistono di questa cultivar. Ovviamente poi ogni genotipo prende anche le caratteristiche del territorio. Quindi ben venga non perdere mai il nome con cui viene chiamato anche da secoli e è conosciuto in quell'areale, però sapere che il genotipo di appartenenza è uno e unico, in questo caso il frantoio. Perché da lì poi si hanno anche percezioni della qualità, percezioni anche di come coltivarla questa pianta, quindi sapere che non è una cosa diversa, ma è una cosa identica, che poi ha preso le sue differenze grazie al terroir, rubo il termine a Barbara e a Giorgio, questo è importante. Quindi però esistono questi sinonimi e siamo diffusi soprattutto con varietà ampiamente coltivate come il frantoio. Grazie. Al volo di nuovo per Giorgio Pannelli. Sulle ferite di potatura è utile applicare mastici attivati? Assolutamente no,
perché le modalità di cicatrizzazione dell'olivo sono innanzitutto la morte degli strati di tessuti sottostanti al taglio. Quindi mettere un mastice in un tessuto destinato naturalmente a morire equivale a rallentarne la morte ed equivale a far ristagnare umidità nei tessuti ed equivale quindi a favorire i funghi degradatori del legno anziché le difese naturali dell'olivo. Eventualmente, visto che il tessuto è destinato naturalmente a morire, si può accelerare la morte con una disinfezione, con un prodotto caustico che accelera la morte dei tessuti sottostanti, quale potrebbe essere un solfato di rame molto concentrato, per esempio, una poltiglia di solfato di rame spennellata sul taglio, ma i mastici proprio sono controindicati perché fanno ristagnare l'umidità e favoriscono i funghi anziché aiutare l'olivo. Lo so che è controcorrente, ma bisogna qualche volta andarci controcorrente, perché Senti, sennò continuiamo a fare sempre le stesse cose e continuiamo sempre a sbagliare. invece per stimolare la vigoria di piante monumentali che purtroppo sono state abbandonate a loro stesse, la potatura di riforma ha senso? Oppure può aiutare a intervenire sul terreno? Ma con quali sostanze? Dunque, la potatura innanzitutto perché dobbiamo lavorare sull'equilibrio chioma-radici. Se la pianta è indebolita, evidentemente è indebolito anche l'apparato radicale, quindi bisogna limitare l'espansione della chioma proporzionandola a un apparato radicale evidentemente stanco. Quindi il lavoro qual è? È togliere le parti dove la pianta disperde più risorse inutilmente, che sono quelle produttive in periferia. Concentrare la chioma invece intorno agli assi più verticali possibile, ai settori più verticali possibili, che sono quelli meglio riforniti e più velocemente riforniti. Chiaramente l'altezza poi può diventare un problema perché più la pianta deve portare linfa in alto e maggiore è l'investimento energetico, perché il trasporto di linfa sì, va bene, è per evaporazione della linfa, dell'acqua attraverso la traspirazione e la colonna liquida che sotto va in depressione e quindi si attiva, ma c'è anche una componente energetica in tutto questo, quindi limitare l'altezza è utile, ma limita la mente allo stretto indispensabile, come dicevo prima, e poi far penetrare luce. Una volta dimensionata la chioma con queste caratteristiche, ridotta nell'espansione laterale, concentrata intorno al baricentro, limitata nello sviluppo in altezza, va fatta entrare luce all'interno della pianta perché la luce è l'attivatore di tutti i meccanismi biologici e fisiologici dell'albero. Quindi dovunque entra la luce c'è la possibilità di rispondere. Dopodiché un intervento sul terreno con una concimazione finalizzata al recupero della vigoria della pianta, cioè azoto, è quanto mai interessante, ma azoto. Lasciamo perdere l'azoto chimico, andiamo sull'azoto organico perché l'azoto organico risponde alle esigenze della pianta con i principi della lenta cessione. I concimi organici sono i migliori perché assecondano naturalmente i bisogni della pianta. Il concime organico cede i nutrienti man mano che la pianta li preleva dalla soluzione circolante. Non ha un effetto istantaneo o di breve periodo come i concimi chimici, ha un effetto duraturo e che asseconda le esigenze naturali della pianta quando queste si attivano compatibilmente alle disponibilità di acqua, perché azoto e acqua vanno sempre di pari passo, quindi è inutile esagerare con l'azoto se poi non c'è l'acqua. Eventualmente questi due fattori dati nelle modalità che ho detto aiutano sicuramente la pianta, quindi è un complesso di cose che vanno attivate pianta e anche l'ambiente in cui la pianta è ospitata. Grazie. Adesso può darsi che qualche domanda rimanga inevasa, diciamo così, ma cercheremo magari di girarla ai relatori dopo la chiusura del webinar, se non riusciamo a rispondere a tutte. Una battuta veloce con Giordano Giampaoli e poi andiamo a chiudere con Barbara. Signor Giordano, insomma, come gestite la raccolta di un albero monumentale, insomma, perché ovviamente sono molto produttivi alcuni, insomma, almeno dal punto di vista della quantità complessiva di olive e di olio poi che se ne ricava. Non, deve, credo, attivare il microfono perché non la sentiamo. Prima la sentivamo, adesso non la sentiamo. No, adesso mi Ecco, sente? perfetto, ora sì. Dicevo, raccogliamo manualmente con le famose manine
alimentate da batteria o da corrente elettrica e quindi sostanzialmente è una via di mezzo tra la raccolta meccanica vera e propria che viene fatta attualmente e quella manuale, che è impossibile perché sono talmente grandi, sono talmente impegnative che farla a mano la mignola. Poi dopo abbiamo anche il nibbio, che è altrettanto vegetativo, e anche altre piante, la raggia, eccetera. Non si riuscirebbe, ecco, a portare a termine entro tempi ragionevoli la raccolta. Poi la spesa sarebbe antieconomica, ecco, per Esatto. raccoglierla. Chiaramente l'olio che riusciamo ad ottenere è sempre stato ottimo, tanto che qualche paio di anni fa abbiamo anche portato a casa buoni risultati in una rassegna privata, chiaramente, però si sentiva e si sente che l'olio è egregio, così come qualche altra varietà che coltiviamo lì. Quindi Studiamo. si potrebbe spuntare un ulteriore prezzo in più, vista la particolarità della pianta o delle piante da cui si Sì, ottiene qui l'olio. ripartiamo dal discorso dell'oleoturismo, cioè bisogna, adesso è stato fatto tantissimo, credo che l'Assam attraverso Barbara Faye, il maestro, io lo chiamo il maestro Giorgio Pannelli e così via, con le rassegne, cioè è stato fatto tantissimo e credo che l'olio di oliva delle Marche ormai cominci a veleggiare al largo nei mari della commercializzazione, però ecco, bisogna credo ancora sfondare, fare ancora molto per portare a livello, diciamo, di massa, perché poi qualcuno deciderà di pagarlo quest'olio che costa tanto sacrificio, tanto lavoro, tanto impegno. Questo sicuramente avverrà e credo ormai anche nel giro di poco tempo, perché insomma, vedo le varie partecipazioni, eccetera, che la gente è sempre più interessata e comincia a comprendere il vero valore dell'olio per l'alimentazione. Grazie, grazie a Giordano Giampaoli. Barbara, allora vediamo un po' le conclusioni, nel senso, qui emerge il ruolo, direi, pionieristico della Regione Marche, perché non mi risulta, adesso io non seguo più come una volta in prima persona il mondo dell'olivicoltura, però un progetto del genere non so se anche in altre regioni italiane sia mai stato fatto, o sia in corso in qualche modo. Quindi non si potrebbe ipotizzare, insomma, un progetto interregionale, almeno so, partendo in particolare da, non so, dal centro Italia, dalle regioni confinanti con le Marche, ma poi andando, insomma, anche e soprattutto al sud, perché probabilmente in altre regioni ci sono esemplari ancora più datati, no? Se vogliamo parlare in particolare dell'olivicoltura monumentale storica. Sì, diciamo che noi siamo stati anche un po' fortunati, no? Perché abbiamo avuto vicino delle persone, delle competenze con grande professionalità e grande passione che ci hanno un po' indirizzato in questo percorso, ripeto, che ormai è stato avviato da tanto. E grazie anche alle manifestazioni di carattere nazionale, come dicevamo, la Rassegna Nazionale degli Oli Monovarietali, il Campionato Nazionale di dell'olivo e si è creata una sorta di rete tra persone, più singole persone piuttosto che istituzioni, forse nella maggior parte dei casi, che condividono comunque gli stessi obiettivi. È vero che il mondo dell'olio si sta muovendo tantissimo, di iniziative ce ne sono tante, talora un po' sporadiche, a volte magari un pochino più organizzate, però la cosa importante secondo me è che tutti prendiamo, ognuno nella propria zona, coscienza di questo patrimonio che abbiamo. E che ci rende avvantaggiati, ad esempio, rispetto a tanti altri paesi del mondo, perché questa ricchezza di biodiversità ce l'ha l'Italia e l'Italia è quella che più di altre l'ha saputa valorizzare e mantenere nel corso degli anni. La Spagna ce l'ha pure la sua biodiversità, però per un po' di tempo l'ha trascurata. Adesso sta tornando un pochino indietro. Quindi recuperare il valore della biodiversità, recuperare il valore delle tante varietà autoctone, ma soprattutto recuperare professionalità,
conoscenza, curiosità di capire, perché fino a poco tempo fa l'olivo era olivo, punto. Molti neanche lo sanno ancora che varietà hanno nell'oliveto. Allora, come facciamo a dirgli fai l'olio monovarietale di che? Perché se, prima di tutto dobbiamo conoscere, e la conoscenza vuol dire approfondire, studiare, partecipare a dei corsi, informarsi. Non è che possiamo inventare le favole per arrivare alle emozioni, al cuore del consumatore. Cioè, ce la possiamo fare se siamo dei bravi oratori, però se non c'è la sostanza non andiamo lontano. Quindi la cosa che dobbiamo fare tutti è mettere insieme, mettere in rete le competenze, le conoscenze, per arrivare a qualcosa che sia concreto e che sia fruibile. Perché, come si diceva, al consumatore finale, e lo diceva anche adesso Giordano, ci possiamo arrivare soltanto puntando anche sul discorso salutistico dell'olio. Cioè, il consumatore, se capisce che l'olio fa bene alla sua salute e riesce a capire che racchiude una serie di valori che vanno molto al di là di quella che è la bottiglia che troviamo al supermercato a 3, 4, 5 euro, allora sì che il consumatore decide di spenderceli dei soldi, perché sa che quell'olio non è l'olio, punto. È l'olio monovarietale D che viene da quella zona, dietro c'è un'azienda, l'azienda ha delle piante monumentali, l'azienda ci crede, l'azienda ci mette la faccia, l'azienda ci mette il cuore. Quindi dobbiamo puntare sull'aspetto salutistico, sull'aspetto emozionale. Competenza, professionalità alla base di tutto, rete, coesione, collaborazione, grandi sinergie. Questo è il mio parere. Ok, siccome siamo arrivati un po' lunghi, vedete, perché alla fine il tempo passa, le domande arrivano, ce ne sarebbero altre, come ho detto, vedrò di girarle ai relatori che potranno rispondere con più calma. Io concluderei qui questo webinar ringraziando tutti voi relatori per l'impegno e la professionalità che ci state mettendo. Mi auguro che questo progetto prosegua in qualche modo, comunque con altre sfaccettature se vogliamo, ma insomma che continuiate ad approfondire l'argomento. Mi auguro che altre regioni seguano il vostro esempio, che ci sia ancora più collaborazione, coordinamento, non dico a livello nazionale, però insomma allargherei veramente il campo, cioè benissimo quello che ha fatto la regione Marche, facciamolo anche in altre regioni, insomma, e con l'obiettivo finale che avete ricordato in più di un'occasione, il discorso dell'olio monovarietale, comunque insomma di valorizzare un prodotto che merita di essere valorizzato e non essere generalizzato invece come si è fatto fino a poco tempo fa. Quindi grazie ancora a voi, grazie a chi ci ha ascoltato. Il webinar è stato registrato, quindi dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni sul nostro sito di Olive Olio, credo su quello della regione Assam, insomma, quindi chi non ha avuto la possibilità di seguirlo potrà rivederselo. Grazie ancora, buon proseguimento, buon lavoro ancora a tutti quanti, e io sarò sempre disponibile a parlare di olio e di olivo, anche se non è più il mio settore primario di competenza. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Alla prossima. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Saluto a tutti, grazie Francesco. Grazie a voi.